iniziamo, chiedo scusa per l'età, abbiamo fissato per le ore 10, però ovviamente per motivi, diciamo così, di controlli c'è stato qualche ritardo, perché siete venuti in tanti, vi ringrazio ancora una volta per questo. È chiaro che bisogna seguire delle procedure per entrare a Palazzo dei Normanni, palazzo che ancora una volta qui in Sala Gialla ospita. E quando dico ancora una volta lo dico con un po' di rammarico, perché speravo che dopo il primo convegno che fu organizzato, ricorderete ormai 2 anni fa, speravamo che a seguito di quel convegno si potesse iniziare un percorso diverso nell'affrontare un problema che ormai, uso un termine forse magari enfatizzando un po', affligge, ma non credo di esagerare, affligge questa terra da più di 20, da più di 30 anni. Qui c'è gente che ormai è prossima alla pensione e ancora si trova in una situazione di precarietà che certo non fa onore alla nostra terra. E quindi siamo nuovamente qui a ribadire con forza la necessità di affrontare questo problema in maniera seria, organica, con dei disegni di legge che mettano fine al ginepraio di norme, decreti che si sono susseguiti negli anni, atti sempre a tamponare, ma di fatto a mantenere, se non addirittura a coltivare il fenomeno del precariato. Prima di procedere, colgo l'occasione per ringraziare i miei ospiti, dall'onorevole Balistreri, all'avvocato De Michele, all'avvocato Mariani, al giudice Coppola, che già ho avuto il piacere di avere qui la volta scorsa. La volta scorsa registravamo anche la presenza del giudice Bronzini. Cosa dire? Io passerei subito la parola a Gaetano Aiello, che tutti quanti ormai conoscete, perché questo incontro è, come dire, non è il primo. Questo incontro segna oggi, vorrei dire, la conclusione dei tanti incontri che abbiamo fatto in giro per la Sicilia, e quindi avete avuto modo di conoscere Gaetano e di conoscere i disegni di legge che insieme a voi abbiamo in qualche modo formulato, perché non è che mi sono alzato la mattina e ho pensato dei disegni di legge, anche perché in tutta onestà non potevo averne la competenza che tra l'altro non credo anche i miei colleghi in commissione abbiano, perché più volte si sono affrontati discorsi che a volte lasciavano un po' perplessi tutti quanti. Io mi ricordo il primo intervento che feci 3 anni fa, leggendo quello che era stato combinato in 23 anni di legislature che si sono succedute, nessuno capiva quello che stavo leggendo, eppure ho detto: di quale avete fatto voi, io lo sto leggendo perché voi alla fine magari non siete in grado di spiegarlo, nessuno sapeva spiegarmi cosa stessi leggendo in quel momento. È un problema che chiaramente forse non si vuole affrontare in maniera seria. Dico oggi, forse non dovrei farlo in qualità di presidente, però questi posti qui davanti vuoti mi fanno riflettere. Non sono contento di vederli vuoti, perché quei posti erano stati riservati, lo dico e lo ribadirò poi in commissione, ai colleghi della commissione. Evidentemente sono sicuro che avranno delle ottime ragioni per non essere qui oggi, però è già la seconda volta che succede, e questo fa il paio con quello che è successo in commissione quando, io alla conclusione perché non voglio rubare tempo agli autorevoli ospiti che sapranno spiegare meglio di me tutto quello che riguarda questo fenomeno. Dico, quando abbiamo provato a portare alla discussione dei disegni di legge si sono sempre sollevati i problemi di procedura, una volta mancava l'assessore, una volta mancava questo, una volta mancava l'altro, e non si è mai affrontato il discorso in maniera seria. Io non faccio un passo indietro, non mollo di un millimetro, tornerò in commissione a riproporli, sperando questa volta di avere più, come dire, più attenzione da parte dei colleghi. Resta il fatto però, e concludo veramente, che in commissione si continua, secondo me, a balbettare sul problema, per usare un eufemismo, perché l'ultima cosa che avevano esitato, che fortunatamente poi è stata anche cambiata nella finanziaria che adesso andrà in discussione, addirittura si parlava, e questo veramente dà l'idea di come, della poca chiarezza nell'affrontare il problema, si parlava addirittura di una stabilizzazione attraverso una stabilizzazione con un contributo di 10 anni, che già di per sé, voglio dire, è una barzelletta, come si fa a dire, ti do un contributo per 10 anni e ti stabilizzo a tempo indeterminato. Se già identifichi, vai a fissare 10 anni, non puoi stabilizzare a tempo indeterminato. E poi vorrei sapere qual è quella regione in grado di poter fare un bilancio e mettere un contributo per 10 anni, quando non riusciamo a fare nemmeno un piano triennale.
Cioè è chiaro che si continuano a raccontare barzellette, è chiaro che non c'è una volontà, e mi dispiace perché io rappresento questa classe politica, e ne sono anche fiero, però è chiaro che i miei colleghi devono cominciare ad affrontare questo problema in maniera seria. Se vogliamo, per chi sarà in questo Parlamento negli anni a venire, in grado di poter presentare delle finanziarie che abbiano all'interno anche capitoli dedicati allo sviluppo e non finanziarie che, come quella che stiamo per andare ad approvare, si preoccupano soltanto di garantire stipendi o sussidi. Se noi vogliamo fare partire questa terra, dobbiamo risolvere il problema che abbiamo, risolverlo una volta per tutte e cominciare a parlare di programmazione per lo sviluppo della nostra isola. Con questo io concludo, do la parola a Gaetano che farà anche da moderatore e a seguire tutti gli ospiti. Spero, se alla fine ci sarà anche qualche minuto, magari qualche domanda, ma capisco bene che poi bisogna ritornare nelle proprie città, vedremo un po' come evolve, come va l'andamento di questo nostro incontro. Intanto grazie ancora per essere intervenuti. Io cercherò di essere quanto più sintetico possibile perché ci siamo dati dei tempi abbastanza stringenti per cercare di contenere, diciamo, gli interventi e quindi dare la possibilità a voi pure di parlare. Perché abbiamo utilizzato, io volevo spiegare il perché abbiamo utilizzato questo titolo, l'abuso da precariato pubblico, il caso Sicilia. Il caso Sicilia perché in Sicilia forse c'è il più gigantesco in atto, il più gigantesco abuso di Stato di tutti i tempi. Non vi dovete scandalizzare se parlo di abuso di Stato, perché parliamo di un fenomeno che ormai ha assunto delle proporzioni gigantesche, ma anche proprio nella precarizzazione del rapporto di lavoro già precario. E mi spiego meglio. Quando circa 2 anni fa abbiamo cominciato a predisporre un'articolazione di 2 disegni di legge che tutti voi conoscete sicuramente, 741 e 742, l'azione che avevamo, appunto la visione, era quella di cominciare a ragionare in maniera strutturale di come affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Da premettere che la programmazione, l'ambizioso progetto, perché questo è un progetto ambizioso, non mira a fare di tutta del buon fascio, cioè, perché se qua parliamo noi di precariato in senso lato, potremmo parlare di forestazione, potremmo parlare di PIP, potremmo parlare di tantissime categorie che la regione siciliana finanzia, foraggia, con contributi appunto del bilancio regionale. Ma questo tipo di attività invece si rivolge direttamente a una specifica parte appunto del precariato, che appunto è il precariato pubblico, cioè il precariato che in un modo o nell'altro comunque ha contatto diretto con le pubbliche amministrazioni. Quindi parliamo di soggetti interspecifici, parliamo di soggetti che in un primo momento vengono selezionati secondo una graduatoria provinciale per essere inseriti nei famosi progetti di utilità collettiva, se vi ricordate, e poi mano a mano con una serie di leggi, quindi una legislazione regionale molto ma molto complessa. Guardate, la regione siciliana dal 1988 a oggi ha esitato 97 leggi regionali che parlano di precariato pubblico, 97 leggi, sono tantissime. Sono tutte completamente convincenti una con l'altra, ma sono tante, perché è impossibile cercare appunto di racchiudere in maniera appunto organica un fenomeno del genere con 97 leggi. Tu fai una legge organica che affronta seriamente questo problema, ma lo fa in maniera strutturale. Il fatto di fare 97 leggi è una questione proprio scientifica, anzi politica, tra virgolette, che è quella di comunque continuare a precarizzare i rapporti di lavoro a tempo determinato. E la prova ce l'abbiamo, la prova regina, nell'ultima, nel 1133, DDL 1133, finanziaria 2016, laddove il governo regionale presenta un pacchetto che precarizza il rapporto di lavoro, perché nel momento in cui la proposta del governo, quantomeno la proposta trainante del governo, è quella di andare a dare un contributo decennale con decurtazione prima del 30% e poi del 50% agli enti che non stabilizzano, ovviamente nei limiti del turnover, perché ci sono le norme nazionali stringenti che tutti conoscono, io non sto dicendo nessuna cosa nuova, tutti conoscono, e quindi è chiaro che un prendere tempo
e addirittura cosa Ludova di azzerare nel giro di 2 anni un fenomeno dalle vaste proporzioni. Quindi questa è la cosa preoccupante. L'altra cosa preoccupante, che nasce con il famoso articolo 30 che io ho contestato aspramente, nel fatto di far diventare un contributo ordinario, quindi l'ordinarietà che c'era stata fino allora, che riguardava appunto il finanziamento regionale dei contratti, tutte le misure, quindi LSU e contratti a termine, assume l'aspetto di straordinarietà, perché l'articolo 30 istituisce 2 fondi straordinari, uno per quanto riguarda appunto le autonomie locali e l'altro per quanto riguarda enti che non sono autonomie locali. E per di più l'aggravante che in una variazione ultima che hanno fatto appunto sempre dell'articolo 30, ne hanno fatte tantissime in 2 anni, ne hanno fatte ben 7, quindi già abbiamo le idee chiare di come dobbiamo affrontare il problema dal punto di vista strutturale, quello che lascia fuori paradossalmente dal finanziamento la sanità, che è una cosa paradossale perché il legislatore regionale comunque deve porsi un problema che è quello di dare contezza, di dare finanziabilità, di dare strutturalità a questo fenomeno che ormai ha assunto una proporzione gigantesca. Quindi capite bene che l'approccio fatto dal legislatore regionale è un approccio che viola innanzitutto quelle che sono le norme dello Stato e viola le norme appunto europee. Quindi un problema ce lo dobbiamo porre, e il problema dell'abuso nasce proprio lì, dal fatto che comunque il legislatore regionale con la propria legislazione continua ancora nonostante tutto in maniera imperterrita a violare quelli che sono i principi che derivano appunto dalla disciplina comunitaria, e cioè dalla direttiva 70, dal 368, dal 165, che prevedono comunque una disciplina organica specifica nel caso in cui parliamo dei rapporti di lavoro a termine o comunque rapporti di lavoro LSU. Perché l'articolo 30 pone un problema gravissimo secondo me? Ma un problema semplice che io spiego con 2 paroline. Voi tutti sapete, quindi io parlo da una platea di addetti ai lavori, cosa succede quando l'ex articolo 23 o il lavoratore socialmente utile stipula un contratto di lavoro. Succede una cosa semplicissima che è previsto da una norma dello Stato, quindi il decreto legislativo 81 del 2000, e quindi non una norma regionale, dito io per fortuna, che prevede la cancellazione e la decadenza dal vaccino. Quindi un soggetto arriva, stipula un contratto della durata addirittura di 3 mesi, perde lo status appunto di inoccupato, quindi alla ricerca di primo lavoro, e viene cancellato e decade dall'elenco. Quindi è chiaro che il decadente dal vaccino non fa parte più del regime transitorio dei lavori socialmente utili, che è un regime transitorio. Perché transitorio? Ma perché racchiude 12 mesi dal 1 gennaio 1998, come ti dice la legge, al 31 dicembre 1999, abbiamo finito. Questo dice la legge. In Sicilia invece, che andiamo contro la legge, e questa è la cosa paradossale, noi nell'articolo 30, al comma 1, facciamo un capolavoro. Cioè, creiamo un elenco regionale che non ha nessuna validità giuridica, una questione semplicissima, perché la legge regionale prevedeva, ci sono, se andate a vedere le note diramate dall'assessorato al lavoro e quindi dal Dipartimento Lavoro, scoprite che il listato regionale è di prossima pubblicazione in corso. Non c'è stata nessuna pubblicazione in gazzetta ufficiale. Quindi è chiaro che chi va a pescare nel famoso elenco regionale pesca in un elenco che è abusivo, un elenco che non ha l'ufficialità perché non è stato pubblicato in gazzetta ufficiale della regione. Quindi abbiamo a che fare con questa situazione. Quindi capite bene che al comma 1 dell'articolo 30 ha il cuore del problema, cioè i lavoratori che fuoriescono dal bacino e non fanno più parte del regime transitorio, noi li ricacciamo di nuovo all'interno del bacino e diciamo no, non è successo niente, quindi questi lavoratori non hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato che ha fatto perdere lo status di LSU e quindi sono fuoriusciti dal bacino. Paradossalmente questa azione fa perdere 2 possibilità. Una ai lavoratori che sono titolari di rimanere nel bacino, cioè gli LSU. Chi deve rimanere nel bacino? Secondo la legislazione dello Stato, che è l'articolo 4,8 del 101, il famoso decreto Davia, là ci devono stare gli LSU,
cioè di due tipologie: decreto legislativo 280 del 96, decreto legislativo 81 del 2000. Abbiamo finito, questo dice la legge. Quindi è chiaro che chi sono gli abusivi? Gli abusivi all'interno di questo bacino, che non è pubblico, attenzione, perché non pubblicate in gazzetta ufficiale, sono i lavoratori a termine che sono fuoriusciti a seguito di cancellazione e decadenza dal bacino. Quindi mettiamoci d'accordo. C'è un vulnus legislativo che deriva dal fatto che la Regione legifera in difformità, ahimè, di fronte alla direttiva europea, ma alle leggi dello Stato stesso, quindi contro la legge e contro la Costituzione. Altro aspetto fondamentale, il finanziamento. Allora, se tu utilizzi un finanziamento straordinario e crei un fondo straordinario, perché c'è la parola stessa, fondo straordinario per compensare gli squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione di norme precedenti. Cioè, prima che cosa succedeva? Che tu avevi un'ordinarietà del trasferimento, cioè il trasferimento era 100 lire, ti davano 100 lire. Oggi, con il famoso fondo straordinario legato agli squilibri finanziari, non si sa quant'è il contributo, ma comunque ogni anno dalla crescita che è stata fatta dal 2004 siamo passati da 320 milioni a appena ultima previsione fatta dall'articolo 28, 182 milioni. Quindi capite bene che noi manteniamo le stesse persone ma con 182 milioni di euro, e quindi è chiaro che questo va a gravare nelle casse, non può fare sicuramente piacere, degli enti locali, comunque degli enti che utilizzano queste forme flessibili e precarie del rapporto di lavoro. E allora è chiaro che di fronte a tutto questo bisogna che un legislatore che si pone un problema, che è un intervento proprio di carattere squisitamente legislativo, debba mettersi davanti a un fatto compiuto e dire: fermi tutti, cominciamo, vediamo a ragionare su quelle che possono essere le operazioni di dare strutturalità a questo fenomeno, di cominciare ad affrontare seriamente, e quindi bisogna purtroppo sporcarsi le mani, laddove noi andiamo a prendere in considerazione quello che è stato fatto. Cioè noi non possiamo dire che c'è l'articolo 96, c'è la Costituzione, c'è il concorso, ma queste cose le sanno tutte, ma pure prima c'è. Prima c'era pure l'articolo 97, c'era la Costituzione, però paradossalmente si scopre che in Sicilia appena il 5% è stato assunto nella pubblica amministrazione con regolare forse concorso pubblico, e che tutta la stragrande maggioranza dei soggetti che oggi occupano le pubbliche amministrazioni locali o comunque istituzionali o comunque collegati a vario titolo con la Regione Siciliana si scopre che derivano da norme di stabilizzazione. Ne possiamo citare tantissimo, cominciamo con i salariati del 49 per arrivare alla 285, arrivare a quei tecnici della sanatoria, i corsisti, guardate, c'è di tutto e di più. Ci sono 194 leggi che parlano di stabilizzazione. E allora nessuno si deve scandalizzare. Però abbiamo un aggravante. E io qui voglio terminare il mio discorso proprio per non dilungarmi e rimanere nei 10-15 minuti che ci eravamo riproposti. Qua c'è un punto che è fondamentale. Prima, mi riferisco a cominciare dal 1949 con i salariati, la 285 e tutto quello che ne è conseguito, noi assumavamo nella pubblica amministrazione soggetti che a vario titolo non avevano delle qualifiche professionali e non avevano comunque le lauree, quindi non erano professionisti formati. Cosa è successo? È successo che questi soggetti negli anni, attraverso le progressioni verticali fatte a tutto spiano praticamente, stabilite da norme, sono arrivati a piccare. Oggi noi invece, senza nessuna selezione, attenzione perché questo ce lo dobbiamo ricordare, legge di stabilizzazione a sanatori di condizioni che comunque siano perpetrate. Oggi, paradossalmente, questo è un dato che è, secondo me, complesso da capire ma è veramente fulminante, cioè tu ti ritrovi oggi una classe dirigente all'interno degli enti che è professionalmente preparata. È paradossale che io devo fare a meno o comunque devo porre dei paletti insormontabili a legislazione vigente che vanno a penalizzare paradossalmente la classe dirigente professionalmente competente e preparata. Perché? Perché è assunta all'interno della professionalità e dell'esercizio appunto delle mansioni quella professionalità che è indiscutibile e che nessun concorso pubblico credo possa dare.
perché hai voglia che possiamo dire, vabbè, prima era prima, ora è ora, ma questo non vuol dire niente, perché questo si vede quotidianamente nell'azione amministrativa dei comuni. Se tu vai all'interno di un comune, per fare un esempio, e guardi con occhi a 360 gradi senza paraocchi, possibilmente, come funziona un comune, e quindi scevro da eventuali condizionamenti politico-sindacali, quindi scevro proprio ampia veduta, tu scopri delle cose che sono allucinanti. Ti lavorava l'architetto precario, il vice segretario, poco fa con Paolo discutevamo del discorso del vice segretario precario che ti firma delle carte, abbiamo l'architetto che è precario, abbiamo il ragioniere generale che è precario, quindi la classe dirigente degli enti locali o degli enti che comunque sono precari, che a vario titolo, chi si occupa di pensione? Io ho visto la signora Triolo, che è l'unica nel suo comune che si occupa di pensione, perché uno strutturato non capisce come si fanno e come si fa a mandare uno strutturato stesso in pensione, quindi abbiamo bisogno di un precario per mandare in pensione uno strutturato che parla lo stesso. Quindi questo è quello che è importante capire. Io voglio concludere il mio discorso lanciando, diciamo, una provocazione, perché bisogna essere provocatori. Cioè, se uno pensa che questo problema può essere risolto con i pannicelli caldi, che sono l'articolo 28, perdiamo tempo. Cioè, diciamo che in 2 anni probabilmente qualcuno di livello superiore ha deciso di segare i precari in Sicilia e gli ha messo questo macigno che è l'articolo 28. Ma se invece uno pensa, a cominciare ovviamente dai dipendenti precari stessi o LSU, ma anche dagli enti che li utilizzano, perché è chiaro che questi devono prendere posizione, cioè che non è possibile tollerare ulteriormente quello che sta succedendo e che sta passando sotto le teste di, sopra le teste di tutti, precari e enti, perché alla fine non saranno solo i precari a farne, diciamo, le spese, ci saranno anche gli enti che verranno coinvolti. È chiaro che il precario deve dare un segnale di presenza, perché non è possibile tollerare ulteriormente quello che succede oggi in Sicilia, dove il rapporto di lavoro continua ancora ad essere precarizzato. Grazie. Io do la parola al professor Balestrieri per continuare gli interventi. Salve, buongiorno a tutti. Mi sia consentito dire che bisogna esprimere un ringraziamento non formale al Presidente Onorevole Venturino per questa iniziativa, un'iniziativa, vorrei dire, di buona politica che riguarda un tema importante sul piano sociale per la nostra regione, per tanti lavoratori appunto precari della pubblica amministrazione. E naturalmente il tema va contestualizzato intanto dal punto di vista della politica del diritto nel nostro paese. Come è possibile inquadrare la soluzione di una questione complessa, di una questione che ovviamente ha una relazione, un rapporto con la finanza pubblica? Allora io mi permetto di dire che dal punto di vista dello scenario generale le tendenze di politica del diritto e di diritto del lavoro non sono affatto favorevoli a una soluzione del problema. Se guardiamo il combinato disposto tra legge di stabilità e Job Act, ci accorgiamo, naturalmente è una mia interpretazione giuslavoristica che in qualche misura entra in conflitto con le tendenze moderniste, vorrei dire revisioniste, della dottrina giuslavoristica, ma a mio modesto avviso la tendenza non è quella a trovare soluzioni di garanzie, di tutela rafforzata per i lavoratori in generale del nostro paese, ma è quella di incentivare la precarizzazione dei rapporti di lavoro, a spostare, come si dice, le tutele dal rapporto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato al mercato del lavoro con una serie di incentivi, tutti ancora da individuare peraltro nel bilancio dello Stato. Quindi il quadro non è niente affatto favorevole. Il contratto a tutele crescenti, che rappresenta il paradigma del Job Act, è un contratto che tutto sommato prevede una fase di precarizzazione propedeutica poi alla fase, diciamo così, di implementazione del rapporto di lavoro stesso. Quindi il quadro, io oserei dire, non è certamente di incentivazione a trovare soluzioni a una questione sociale così importante nella nostra regione. Secondo aspetto,
ed è certamente quello delle risorse. Tra spending review, fallita tra l'altro, come ha dichiarato il Presidente della Corte dei Conti nell'inaugurazione dell'anno giudiziario, e fiscal compact in Costituzione, i rigori di bilancio sono sempre maggiori, quindi le risorse da destinare a capitoli di spesa relativi a politiche sociali, a politiche del lavoro, sono sempre più ridotti. In questo lo dobbiamo aggiungere una gestione dissennata in questi anni del tema del precariato nella nostra regione. Veniva ricordato prima correttamente che dal 49 che abbiamo una lunga sequenza di interventi di stabilizzazione del precariato in Sicilia, e tuttavia dobbiamo pur dire che dagli anni 90 del secolo trascorso, diciamo così, nella Seconda Repubblica, gli interventi su questo versante hanno avuto, diciamo, come elemento, vorrei dire, di agglutinazione, come elemento, diciamo, accomunante, la non stabilizzazione del precariato. Mi riferisco alla legge 85 del 95, che poi ha avviato i progetti nel 98, relativa ai lavoratori socialmente utili, e mi riferisco alla legge regionale numero 21 del 2003, che ha determinato una serie di rapporti di precariato con la pubblica amministrazione, non di subordinazione, per definizione della Suprema Corte di Cassazione, rapporti cosiddetti previdenziali, cioè rapporti di per sé definiti in via oggettiva come rapporti di assistenza, dai quali non si è pensato di poi uscire con una trasformazione in un rapporto di subordinazione, ma si è proseguito lungo quella strada, poi individuando alcune soluzioni che sono state via via: l'assunzione a tempo determinato per 5 anni, con una violazione palese, ma su questo tornerò più avanti, dei limiti temporali del contratto a tempo determinato, che, detto tra parentesi e facendo un feedback con quanto dicevo prima con il Job Act, adesso non ha più causato, cioè il contratto a tempo determinato è stato liberalizzato, non è legato a una causa specifica, non è un contratto causale, ma è un contratto libero che si può utilizzare a prescindere dalla stagionalità, dalla sostituzione, cioè dai vincoli e dalle prescrizioni che correttamente esistevano nel passato, poiché era un contratto guardato con grande sfavore, ritenuto un contratto, come dire, lesivo della forma paradigmatica del contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. E poi, diciamo, la legge del 21 del 2003 individuava i contratti anche di collaborazione a progetto, come dire, una duplicità di soluzioni: subordinazione, ovvero collaborazione, e quindi quella zona grigia della cosiddetta parasubordinazione, che esce dalla porta del Job Act ma vi rientra dalla finestra con una regressione, vorrei dire, nel senso che ai vecchi contratti a progetto, a far data da quest'anno, è possibile sostituire le vecchie collaborazioni, che a loro volta non prevedevano neanche quella sorta di fictio iuris costituita sovente al progetto. Quindi anche qui una regressione sul terreno garantistico nei confronti dei lavoratori. Che cosa è avvenuto in buona sostanza tra la fine del Novecento, se di dire il XXI secolo, in Sicilia? Che si è trasformato questo rapporto previdenziale degli SU in un rapporto di subordinazione a tempo determinato, ovvero in un rapporto, diciamo, di para subordinazione. Unica nota positiva, se possiamo ricordarla, è quella del quantum orario. La legge 16 del 2006 ha previsto questo passaggio dalle 18 alle 24 ore, con, diciamo, una valorizzazione duplice, sia sul versante retributivo sia sul versante dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi della professionalità del lavoratore che si trova purtroppo su malgrado a svolgere questo tipo di attività lavorativa. Qual è stato il problema? Qual è il problema in atto dal punto di vista, vorrei dire, legale? Il problema, mi dice, è stato fondamentalmente interpretativo e di collegamento tra legislazione regionale e legislazione nazionale. Non dimentichiamoci che con la riforma del 117, del titolo quinto della Costituzione, avvenuta nel 2001, l'ordinamento civile è stato confermato come competenza dello Stato. Vero è che l'articolo 17 consente alla nostra regione una competenza concorrente su alcuni profili, ma il limite è quello dell'interesse nazionale su questa fattispecie, non derogabile,
Per cui qualsiasi intervento, come dire, sull'ultima ondata, diciamo così, di lavoratori precari si è sempre scontrata in ordine a un collegamento organico con la legislazione nazionale, con i vincoli di una legislazione, e venga la questione che veniva posta prima, relativa all'accesso alla pubblica amministrazione. Il 165 del 2001, il decreto legislativo che ha completato il processo di cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, io preferisco parlare di contrattualizzazione, poiché il dipendente pubblico rimane tale con un rapporto comunque organico e di servizio, la 165 ha, diciamo, introdotto un ulteriore elemento vincolistico sul terreno dell'accesso e anche un elemento vincolistico sul terreno del ricorso ai contratti, appunto, diciamo così, precari, o per meglio dire, come si riferisce correttamente all'articolo 30 della norma, ai contratti cosiddetti flessibili. Eufemismo per dire che, diciamo, nella pubblica amministrazione non si incentiva il precariato, ma in realtà si ricorre a forme di flessibilità, purtroppo ad libitum. Perché questo è il punto, oserei dire, fondamentale, diciamo così, su cui è possibile utilizzare una riflessione in punta di diritto che ha poi una connessione, una rifluenza sul terreno legislativo per quanto riguarda la nostra regione, e cioè il tema dell'abuso. Il tema dell'abuso dei contratti a tempo determinato, configurando le varie forme di precariato, tutte riassumibili attorno a questa figura, a questa fattispecie lavoristica. E credo che i disegni di legge presentati dall'onorevole Venturino muovono proprio in questa direzione, vanno apprezzati e vanno letti positivamente in questa direzione, cioè cercando di risolvere questa che è stata questione del coordinamento da norme nazionali e norme regionali, tra potestà legislativa nazionale e statuto di specialità autonomistica regionale, ripeto, ex articolo 17, trovando, diciamo, soluzioni concrete. Naturalmente in questo ambito noi non possiamo prescindere da due punti giurisdizionali fondamentali. La sentenza della Corte Costituzionale, 189, che ha ribadito, diciamo così, che sul coordinamento in materia di finanza pubblica ci sono i rigori prescritti, diciamo, delle norme di compatibilità del bilancio nazionale, e il tema della possibilità di reperire risorse attraverso il ricorso all'autonomia, alla potestà finanziaria della nostra regione. Come dire, tradotto, diciamo così, dal linguaggio aulico di natura costituzionale, la Regione predisponde a strumenti finanziari aggiuntivi per trovare soluzioni a temi che riguardano la socialità sul territorio regionale. Ed è proprio su questo che probabilmente c'è stato un deficit di politica, di una capacità, cioè, di non rivendicare risorse aggiuntive per risolvere la tematica del precariato, ma di invece utilizzare la potestà autonomia, o magari sarebbe anche auspicabile la razionalizzazione della spesa, per dedicare risorse al tema della stabilizzazione. Ma dicevo, il tema dell'abuso, noi siamo sempre mossi lungo un crinale che è quello definito, diciamo così, dalla legge 368 del 2001, 36 mesi nel settore privato comportano, come è noto, la trasformazione come sanzione aggiuntiva assieme a quella, diciamo, risarcitoria, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, nel settore pubblico soltanto un profilo di natura risarcitoria, poiché nel settore pubblico opera la norma costituzionale dell'accesso, veniva ricordato l'articolo 97, l'accesso attraverso concorso. Poi naturalmente sul piano sostanziale ricordiamo bene che questa norma in Sicilia è stata sistematicamente violata, è una norma sottoposta a continui vulnus attraverso i più vari escamotage, dal colloquio finale alla selezione aperta a tutti, insomma varie forme finalizzate a trovare una soluzione formale al tema del 97. Ma con il contratto a tempo determinato, la riforma del 2001, questo discrimine è stato un discrimine sancito in maniera netta, in maniera non derogabile. E a questo discrimine si è sempre attenuta la Corte di Cassazione con le varie pronunzie. Ne ricordo una,
sia pure importante e innovativa, quella del dicembre 2014, la numero 27481, la quale ribadisce il sistema indennitario onnicomprensivo nel settore pubblico, ma diciamo apre la strada a una rilettura e a una reinterpretazione in qualche misura tra le righe, tra le pieghe della pronunzia della Suprema Corte. È possibile rilevare una sorta di monito al legislatore per una revisione di una discriminazione comunque che sia palesa tra lavoratori a parità, diciamo così, di prestazione e a parità di contratto tra settore pubblico e settore privato. Richiamo al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, l'eguaglianza sostanziale tra le persone. Ma dicevo, rispetto a questa posizione netta e consolidata, una novità è quella della Corte di Giustizia Europea nel 2013, l'ordinanza del 12 dicembre 2013. Controversia cosiddetta papalia comune di Aosta, laddove la Corte di Giustizia si è pronunziata invece su un riscontro di violazione nei confronti del contratto a tempo determinato, ma che consentirebbe, a giudizio della Corte di Giustizia in sede comunitaria, in sede europea, di trasformare il contratto. Io credo che da questo si possa muovere per una rilettura, diciamo, di questa prescrizione rigida sulla violazione, sull'abuso del contratto a tempo determinato che si fa nella pubblica amministrazione nella nostra regione. Ora, naturalmente, ragionando da avvocato, dovrei dire inneschiamo una serie di ricorsi, ma credo che l'interesse di chi è stato anche legislatore, che è seduto dai banchi dell'Assemblea regionale, sia quello di trovare soluzioni che disinneschino la mina dei ricorsi, che non lasciano all'alea del contenzioso giurisdizionale la risoluzione di problemi che spettano alla politica. Ecco perché ribadisco che i disegni di legge dell'onorevole Venturino vanno in questa direzione, cioè di trovare soluzioni che non siano ancora una volta provvisorie, che non abbiano il sapore della elargizione del clientelismo, vorrei dire della sospensione della soluzione in attesa dei vari passaggi elettorali, ma che vanno invece nella direzione di trovare soluzioni giuridiche bilanciate, ma anche soluzioni strutturali, soluzioni definitive che facciano uscire da un enorme numero di persone da una condizione di indeterminatezza e di sospensione. E tra l'altro ci possono essere anche soluzioni per altre categorie interessate a questo fenomeno. Penso ai forestali, ma perché non immaginare una soluzione per i forestali che sia di un massiccio impiego nel settore della protezione civile? E solo Dio sa che in Sicilia non abbiamo di bisogno di interventi in quel settore. Perché non pensare alla formazione professionale non per fare nuovi corsi, non legati al mercato del lavoro, ma per organizzare una grande agenzia che guardi alla riqualificazione professionale delle persone sul territorio, legata ai bisogni reali delle aziende? Allora, come dire, la politica può mettere in campo strumenti, anche finanziari. Credo che il Fondo Sociale Europeo debba essere modulato in ordine a grandi asset dal punto di vista formativo e dal punto di vista lavorativo, e non a micro interventi anche qui finalizzati al consenso spicciolo della politica. C'è una crisi senza fine, vorrei fare una considerazione politica conclusiva della nostra regione, che riguarda la politica democratica, che va superata, e va superata soprattutto per dare una risposta a una società, cito un sociologo come Bauman, una società sempre più liquida, ma che non può continuare a rimanere in questa condizione. Allora, ai giuristi il compito di dare indicazioni dal punto di vista della dottrina, delle elaborazioni giuridiche, ma alla politica il compito di fare una buona politica e di elaborare delle buone leggi. E i disegni di legge del Presidente Venturino vanno sicuramente in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie all'onorevole Balestrelli. Ha centrato, secondo me, appieno il problema. L'assenza purtroppo della politica è emblematica tra quei banchi, perché è chiaro che questo è un problema di natura politica, non è un problema che devono essere altre istituzioni ad affrontare. La politica purtroppo è la grande assente di quella che alla fine deve prendere decisioni. Ora vediamo anche il punto di vista del giudice, quindi per quanto riguarda anche la giurisdizione. Do la parola al dottor Paolo Coppola. Si sente così?
Ecco, così dovremmo ci avvicino. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie davvero per l'invito, ma è la seconda volta ormai che ci vediamo qui e mi ha fatto molto piacere, anzi, quando mi hanno detto ci sono altri problemi in materia precariale, organizziamo un convegno, parliamone, vediamo un attimino se si possono chiarire delle cose e se si può dare un contributo utile a superare questi problemi. Oh, io vi parlerò, perché ci sono un po' di visi di argomenti, successivi relatori, essenzialmente della sentenza Mascolo della Corte di Giustizia, quella in materia di precariato, qualcosa su una sentenza in materia di risarcimento del danno, e poi mi ha chiesto poco fa di dire un accenno brevissimo sui diversi. Allora, partendo dalla Mascolo, che la Mascolo è stata sempre letta molto male, secondo me, da altri. Innanzitutto, per esempio, è strumentale quasi leggere le sentenze della Corte di Giustizia in certi modi. Allora, per esempio, l'ordinanza papalia non cambia nulla, dice le stesse cose che già aveva detto il 2006 la Corte di Giustizia, solo che là aveva detto, se la interpretate perché il danno, in maniera tale che il danno sia effettivo, il vostro diritto è compatibile, quindi può essere compatibile. Ora, dopo del tempo, visto che i giudici non si sono capacitati della necessità di trovare un modo per risarcire in maniera compatibile al diritto europeo di danno, ha detto benissimo, non siete capaci, quindi la misura è incompatibile. Ma a quel punto, quando abbiamo avuto il cartellino rosso, e lì la giurisprudenza è cambiata, poteva cambiare benissimo nel 2006, quindi questo è un... Ma anche in materia di precariato, le cose erano già state dette e ridette. Il problema è che non se ne volevano sentire. Io ho letto delle letture, scusatemi il bisticcio, in materia di sentenza Sibilio sugli LSU, che veramente fatte da persone che non vogliono dire quello che dice la sentenza. E allora andiamo alla Mascolo. La Mascolo ha alcuni passaggi significativi e alcune omissioni e alcuni aspetti che potrebbero cambiare delle cose nel diritto dell'Unione Europea. Prima di tutto, diciamo che la sentenza Mascolo non riguarda il precariato scolastico, riguarda il precariato, a parte il precariato scolastico e pubblico, ma anche il precariato pubblico in generale. E in questo senso possiamo dire che è radicalmente erronea, in questo primo passaggio, la sentenza della Corte di Cassazione, quella quella 27481/2014 del 30 dicembre. Perché dice che la Mascolo non riguarda, la questione non riguarda il precariato scolastico, forse è il caso di leggere le questioni pregiudiziali poste. Poi il precariato non scolastico era quello degli asili comunali, a cui non si applicava la normativa della scuola. Il legislatore poi, dopo la proposizione della pregiudiziale, si è reso conto di questo problema e ha mutato l'articolo 10 del 38/2001, l'articolo 10,4 bis, aggiungendo un inciso: per assicurare il diritto all'educazione negli asili comunali, nei siti delle scuole dell'infanzia e degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma, quelle della scuola, cioè l'inapplicabilità dell'articolo 5,4 bis del 38/2001 alla scuola, si applicano nel rispetto del patto di stabilità dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime di assunzioni anche a livello personale educativo scolastico. Ovviamente quando ha fatto il decreto sulle tipologie contrattuali il legislatore si è dimenticato di nuovo negli asili comunali e non c'è più. La sentenza Mascolo ci segnala per una cosa fondamentale: non è indicato l'articolo 97 della Costituzione tra le norme interne rilevanti, ma solo l'articolo 117 della nostra Costituzione, che ci ricorda che la potestà legislativa esercitata dallo Stato e delle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché di vincoli derivanti dal diritto dell'Unione e dagli obblighi internazionali. Che succede? Che l'articolo 36,5 del decreto legislativo 165/2001 è in tal modo reso nudo rispetto alla protezione tradizionalmente offerta dall'articolo 97. E nel proseguo del ragionamento vedremo perché è stato risolto. Interessante altresì, e questo è ius recepto su cui non si può discutere, che l'unica misura ostativa presente nell'articolo 36,5 del 165/2001 è costituita dal risarcimento del danno.
Non è infatti richiamata, nel richiamare disposizioni rilevanti, la Corte di Giustizia non richiama quella parte dell'articolo 36,5 che parla di responsabilità dirigenziale ed erariale, così chiaramente indicando che responsabilità dirigenziale ed erariale non sono misura ostativa. E a questo punto è evidente, secondo me, che vi è un problema forte di compatibilità unitaria nell'articolo 36,5 quarter del decreto legislativo 165/2001. La giurisprudenza potrà anche correre dietro al risarcimento del danno e vedere come risarcire il danno, però è certo che da una certa data in poi, cioè dal 31 agosto 2013, con il decreto legislativo, decreto legge 101, poi convertito con la legge 125/2013, il risarcimento del danno per violazione dei contratti a termine non esiste più. Perché il legislatore ha previsto una norma ad hoc che dice i contratti di lavoro, per la prima volta parla di contratti di lavoro a tempo determinato, attenzione, l'articolo 36,5 non riguarda i contratti a termine. È stato utilizzato per i contratti a termine, ma non è la norma fatta per i contratti a termine. Quella norma è stata fatta per altro, cioè è stata fatta per i contratti nulli, per violazioni procedurali, perché il caso in cui è stato chiamato l'amico a fare tutte le ipotesi possibili e immaginabili di contratto nullo, ma non è tagliato sui contratti a termine. Per la prima volta si taglia una norma, quindi quando si parla di risarcimento del danno e di tipologia di quel danno, si deve tener conto che quel danno non può essere interpretato solo in relazione ai contratti a termine, ma in relazione a tutte le ipotesi che cadono nel suo ambito di applicabilità. Quando il legislatore è intervenuto specificamente sui contratti a termine, è intervenuto con l'articolo 36,5 quarter, introdotto, come vi ho detto, nell'estate del 2013, cioè subito dopo la pregiudiziale. Quindi non è vero che il legislatore non sa cosa fa la magistratura, lo sa bene e diciamo è attento, certe volte in un modo, certe volte in un altro. La norma dice i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione di disposizione del presente articolo sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 21. Fin qua è identico all'articolo 36,5, salvo che non richiama il risarcimento del danno. Questa è norma speciale rispetto alla generale. Poi dice al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. E sì, perché infatti questo dipendente che non ha più diritto al risarcimento del danno e che quindi la causa non la farà, salvo che si ritenga la stabilizzazione, fa comunque la causa e il giudice la decide domani mattina e comunque in tempo per la data in cui si eroga la retribuzione di risultato. Chiaramente questo è, come dire, un film fatto anche da un regista modesto, perché i tempi per la controversia, eventualmente l'appello, eccetera, la distribuzione del risultato è bella che è andata. Quindi veramente è un film di un regista modesto. E quindi abbiamo problemi seri di compatibilità. Dicevo, questo stesso discorso è riportato nell'ordinanza Vavalia, anche qui non è richiamato l'articolo 36,5, quella parte dell'articolo 36,5. Veniamo alle pregiudiziali. Le pregiudiziali derivano sostanzialmente, le mie almeno, dalla sentenza 10/127/2012 della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto che non si potesse in alcun modo applicare l'articolo, in alcun modo applicare l'articolo 5,4 bis del decreto legislativo 368/2001 alla scuola, cioè stabilizzare assolutamente il 36. Perché era necessario il pubblico concorso e perché c'era l'articolo 36,5. Poi da un'altra serie di situazioni, tra cui molto interessante quella della causa affatato, perché io quando ero in Calabria a fare il giudice mi capitò una questione relativa al precariato scolastico, al precariato postale, quale che fosse, e misi assieme tutte le forme di precariato chiedendomi, no, il precariato no, era quello delle ASL, ma misi assieme tutte le forme di precariato domandandosi se la regola dell'articolo 36,5 risarcimento del danno fosse realmente regola o eccezione. Perché se è vero che esistono i precari tipici, esistono dei precari tra virgolette atipici, che sono sia gli LSU e le più, sia anche i precari per esempio di Poste Italiane.
perché a mio avviso Poste Italiane era organismo di diritto pubblico ai sensi del diritto dell'Unione Europea. Lo Stato italiano andò, allora il Presidente della Corte di Giustizia Scuris nella risposta alla mia richiesta di giudizio accelerato disse il giudice punta tutto sul principio di uguaglianza, cioè vuole capire cosa in situazioni sostanzialmente analoghe cosa possa essere differenziato a livello di sanzione. Lo Stato italiano si difese in questo modo, disse no, ma noi abbiamo introdotto una misura ostativa. La misura ostativa è l'articolo 36 e l'articolo 5,4 bis. Al superamento dei 36 mesi anche per lo Stato si costruisce il rapporto di lavoro. È talmente vero che la Corte di Giustizia mi dichiarò su 17 questioni tutte inammissibili tranne 3, ma perché l'Italia ha detto risolto il problema. E addirittura un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Borsellino al Parlamento europeo si risolse con una risposta, mi sembra a leggerla anche un po' come dire seccata, di un commissario europeo delegato che disse ma che voi in Italia si applica l'articolo 5,4 bis. 4 mesi dopo hanno aperto la procedura di infrazione. Siccome, e poi ci lamentiamo perché in Europa no, ci credono poco, chiaro. Ma nella papalia la difesa erariale si difende dicendo che esistono per la prova del danno delle presunzioni e sostanzialmente la Corte di Giustizia dice ammesso che fosse vero quello che dice lo Stato italiano, cioè, ci scrivono così, è brutto da italiano. Allora il problema è quello di affrontare le cose con la difesa erariale, si dice come poteva, devono difendere. Siccome poi la Corte di Cassazione ha detto che l'articolo 5,4 bis non si applica, io ho posto il problema delle aree cooperazioni. Cioè, scusa, ma se lo Stato italiano è andato a dire che si applica l'articolo 5,4 bis, se lo Stato italiano deve cooperare con le istituzioni europee, se lo Stato italiano lì non è parte in causa, perché in parte in causa era il comune, era l'azienda sanitaria, e quindi partecipa come Stato. Dico senso, e partecipa come Stato, allora all'obbligo di leale cooperazione, non è una parte, e quindi ti deve fornire un'interpretazione in buona fede del diritto interno. E io la pensavo pure io così, come l'avvocatura. La Cassazione mi ha detto che non è così, e allora quella interpretazione è oggettivamente non lealmente cooperante, non soggettivamente, cioè io ci credo che voleva rappresentare questo, ma oggettivamente si manifesta in questo modo. Per cui tu mi dici se a questo punto sorge per me un vincolo nell'ambito delle interpretazioni possibili, un vincolo di interpretare conformemente. Questo è un altro aspetto interessante. E poi c'è il solito discorso dell'efficacia retroattiva delle norme, e poi cosa si intenda per Stato ai sensi del diritto dell'Unione Europea, perché nel caso dell'applicazione della direttiva 70 e quindi delle direttive sociali, vedremo, perché si dice si possono differenziare le conseguenze per lo Stato, ma il problema è che siccome poi il concetto di settore, quindi facendo leva sul concetto di settore o categoria specifica di lavoratori, ma il problema è quando c'è Stato, cosa è Stato. E allora vi dico attenzione che la norma, l'articolo, come questo già l'ho detto, per il precariato non scolastico la risposta carina è quella al punto 55, dove la Corte di Giustizia dice ma tu stesso, Tribunale di Napoli, mi dici che secondo te l'articolo 5,4 bis si applica. E quindi io ritengo che in questo caso la interpretazione è conforme. E siccome la interpretazione è conforme, tu stesso mi dici questo, la tua questione sulla leale cooperazione è irrilevante e inammissibile, perché lo Stato è lealmente cooperante. Con ciò facendo intendere a contrario che se un magistrato ritiene che quella interpretazione non sia conforme, dovrebbe sollevare la pregiudiziale.
la medesima pregiudiziale da me sollevata e chiedere se quella interpretazione è lealmente cooperante, se vi è violazione del principio di leale cooperazione, perché in questo momento eravamo, come dire, due contro uno. Io pensavo che l'articolo 5,4 bis si potesse applicare, lo Stato italiano aveva detto che si poteva applicare, la Cassazione aveva detto di no, la Corte di Giustizia mi ha detto nella tua interpretazione, e se tu interpreti il diritto interno lo puoi applicare, quindi la questione è rilevante. Ma se la tua interpretazione è contraria a quella interpretazione, non si può, l'articolo 5,4 bis non si può applicare, la questione è rilevante e la Corte di Giustizia deve rispondere. Importantissimo anche il passaggio sul concetto di settore. Parla la Corte di Giustizia di settore dell'insegnamento. Io domando, ma non si è mai detto cos'è settore. Settore Stato. È interessante, ma non è, vedete, un pochettino quello che io ho detto all'epoca. Cioè, mi domandavo, con la affatato, questa conseguenza, l'articolo 36,5, si applicava nei confronti del pubblico e quindi non si costituivano i rapporti, ma non si applicava verso gli OSU che manco esistiva, verso la scuola per la quale non si applicava niente, all'epoca non c'era, no, c'era superamento dei 36 mesi, ma non se ne parlava granché, era una misura che era fatta solo per accontentare un po' l'Europa, e c'era invece Poste Italiane per la quale si costituivano i rapporti, salvo introdurre l'articolo 4 bis che poi è stato dichiarato incostituzionale per fare 20.000 transazioni. Io dicevo, ma scusa, questi qua siamo tutti uguali, ognuno ha una sanzione diversa. La stessa questione era contenuta nella causa Janssen pendente in Corte di Giustizia. Il signor Janssen era un dipendente pubblico tedesco che il tribunale di primo grado aveva riconvertito il lavoratore a tempo indeterminato, perché nella si riconverte in Grecia e ha fatto una brutta fine, ma anche nella splendida Germania, a cui noi tutti guardiamo come modello di, come dire, di Stato efficiente e perfettamente regolato, lì si converte. L'avvocato generale Jaskinen, nella causa Janssen, dice che a suo avviso il concetto di settore o categorie specifiche di lavoratore, leggendo tutti i lavori precedenti, è un concetto merceologico, è un concetto merceologico. È un concetto che riguarda più che altro, e si discuteva quando si discusse la direttiva dell'accordo quadro, quindi la direttiva, si discuteva di per esempio piccole imprese e grandi imprese, non si discuteva di una differenziazione pubblico-privato. Ma questo mi sembra abbastanza ovvio, perché mi dite qual è la differenza tra l'antico spazzino comunale e colui che opera per una società di raccolta, magari a capitale pubblico? Beh, sostanzialmente svolgono la stessa attività. E non mi parlate di investitura di funzioni. Chi sta facendo, sta pulendo la terra, la strada? Non sta facendo il funzionario. Sono due cose diverse. E quindi mi domandavo cosa significa settore. Settore Stato, settore scuola. La scuola è un settore, per la Pascolo, non la pubblica amministrazione. E infatti ciò lo vediamo al pubblico, appunto 69, dove si parla di settore dell'insegnamento. Ne deriva che lavoratori che si trovano in una situazione ricorrente precedente principale, assunti in qualità di docenti o collaboratori amministrativi, sono soggetti comunque all'applicazione. Allora, quindi ci dice in tutti i passaggi, per esempio, al punto 118, sebbene certamente uno Stato membro possa legittimamente l'attuazione della clausola 5.1 dell'accordo quadro prendere in considerazione le esigenze di un settore specifico come quello dell'insegnamento. Parla ancora, e allora il problema è che per Stato non possiamo intendere tutto ciò che ogni Stato vuole che sia tra virgolette Stato, ma un settore specifico. E questo perché? Perché siccome abbiamo un'esigenza di applicazione uniforme su tutto il territorio dell'Unione Europea, nella direttiva 70, allora i concetti in esso contenuti, quindi settore o categoria specifica di lavoratori, che sono concetti di diritto europeo, non di diritto interno, non possono essere soggetti alle varie tipologie di ordinamenti interni. Basta pensare che ci sono degli ordinamenti europei senza il diritto pubblico. E quindi a questo punto, siccome la Corte di Giustizia fa un richiamo anche alla funzione di insegnamento ai sensi della Carta Costituzionale, mi sembra che in questo caso noi possiamo parlare di Stato, quindi possiamo parlare di Stato quando sono funzioni essenziali per la Carta Costituzionale,
quando sono funzioni essenziali tipiche di ciascuno Stato, difesa, ordine pubblico, eccetera. Già sulla sanità vi sono non pochi problemi, perché la sanità può essere privatizzata, addirittura basta pensare che le aziende sanitarie sono a diritto privato, non sono a diritto pubblico. Questo ciò dice anche la Corte Costituzionale. Allora, le caratteristiche della misura italica. Per la misura italica la Corte di Giustizia ci ricorda che il risarcimento del danno deve essere non solo proporzionato e dissuasivo, ma sufficientemente energico. Il termine energico viene usato alla Corte di Giustizia per la prima volta nella causa Fiammingo, nella seconda volta nella causa Masco. Solo con l'Italia. Il termine energico è usato solo con l'Italia. In nessun'altra sentenza della Corte di Giustizia troverete il richiamo a energico. Questo vuol dire che, insomma, che non si discosta dal tradizionale effettivo, ma energico, perché vuol dire una cosa in più. Allora, la Corte di Giustizia poi ci parla del doppio canale. È rilevante, cioè, ma noi siamo precari della scuola, guardate, è rilevante. Diciamo che il corso doppio canale è che l'assunzione attraverso un canale avviene solo per gli idonei, non attraverso il pubblico concorso. E ci dice che quindi, insomma, sto principio del pubblico concorso non può essere messo a, come dire, a baluardo, e per questo non lo richiamo all'inizio, perché abbiamo una successione di contratti. E da quella stessa graduatoria vengono assunti poi a tempo indeterminato. In questo modo sostanzialmente la Corte di Giustizia ha recepito i principi della sentenza Barbeau, sempre sua, ma che riguardava la circolazione, dove il principio era molto più forte. Poi abbiamo ci dice sì, la sostituzione temporanea può essere una ragione oggettiva, ma devi andare a verificare in realtà guardando il numero dei contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento dello stesso lavoro. Quindi non basta cambiare precario, come è possibile in Italia ai sensi dell'articolo 5,4, era possibile ai sensi dell'articolo 5,4 bis, ora non mi ricordo che numero sia. Le ragioni di bilancio, pur essendo un importante baluardo anche per l'adempimento degli oneri derivanti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, non sono presi in considerazione di direttiva 70 e quindi sono irrilevanti, non sono ragioni giustificatrici. E è assenza di misure ostative, e per questo, perché era stato introdotto l'articolo 10,4 bis, io ho chiesto, siccome queste persone potevano usufruire della stabilizzazione dell'articolo 5,4 bis anche prima della data di entrata in vigore dell'articolo 10,4 bis come modificato, e ho chiesto di sapere se una norma poteva agire ai sensi dell'articolo del diritto dell'Unione Europea con effetto retroattivo su posizioni già acquisite. La Corte di Giustizia mi dichiara questa questione irrilevante, visto che abbiamo già superata, perché ci ha risposto alle altre. Perché? E qua rientrano discorsi di politica, cioè viene richiamata, siccome la Corte Costituzionale per la prima volta ha fatto la pregiudiziale, io direi costretta per altre sentenze, ma non voglio allargare il discorso, per altre sentenze anche successive, che secondo me da un punto di vista del diritto dell'Unione Europea sono assai poco compatibili, poi adesso da ultimo invece è cambiata di nuovo, in senso più compatibile, molto più compatibile, dicevo, si chiamava la Corte Costituzionale alla recuperazione. A questo punto mi fermo, fai tu. E la Corte Costituzionale sappiamo come ha poi deciso, perché la Corte Costituzionale poi ha rimesso anche lei le due cause in furore riunite. Sappiamo come ha deciso di inviare un nuovo ruolo, adesso si dovrebbe decidere, presumibilmente credo che adesso la questione sarà dichiarata irrilevante, perché credo che il precario sia stato assunto, sia stato stabilizzato, no. Credo. Non è stato stabilizzato? Ah, e allora la questione rimane irrilevante. Dicevo, le soluzioni sono dall'applicazione possibile teorica, dalla costruzione del rapporto al superamento dei 36 mesi, non mi voglio tediare sul modo teorico e perché, non perché, a risarcimento del danno, a ritenere l'assenza di sanzione, se del caso mandando alla Corte Costituzionale l'articolo 36,5. Io vi voglio dire che la tesi della stabilizzazione non è così tanto peregrina. Vi faccio un calcolo economico, me la faccio su un insegnante precario, ma se volete la faccio su uno di voi
parziale. Allora, l'insegnante precario della scuola media ha una retribuzione annua di 20.273,22 euro. Il costo della stabilizzazione. Il costo della stabilizzazione è pari alla retribuzione non percepita per i mesi luglio-agosto, ovvero 3.495,54 euro l'anno. Ma non è vero, perché comunque queste persone sono iscritte percepiscono l'indennità di disoccupazione, quindi hanno i contributi figurativi versati, che costituiscono il 9,75% della retribuzione, se non ricordo male, prendono l'indennità di disoccupazione pari al 60% della retribuzione. A conti fatti, la stabilizzazione di questi precari della scuola costa 1.104,59 euro l'anno. Questo è il costo reale. Per un costo sui 150.000 docenti precari che dicevano di 165 milioni di euro, non di 6 miliardi di euro messi in bilancio. Questi sono 165 milioni. Il risarcimento del danno, secondo la tesi più bassa possibile, è pari a 2,5 mesi di retribuzione. Ve la calcolo in maniera più favorevole, 1613,32 euro al mese, cioè togliendo la tredicesima. Quindi facendo 13 mensilità, un tredicesimo giusto. Quindi almeno 4.033,30 euro l'anno per ogni contratto abusivo. Quindi, secondo questa tesi la più bassa possibile, 604,995.000 euro annui. Se si risarcisse su 15 mensilità, il costo sarebbe di 3.629.000.000 più spiccioli l'anno. Ora, noi abbiamo un articolo 97,1 della Costituzione, obbligo di rispettare i vincoli di bilancio, un articolo 81 della Costituzione, obbligo di pareggio di bilancio. Siamo sicuri che la voluntas legis non fosse, visto anche l'articolo 36,5,4 in questo senso, due battute due, poi per il DLS unico, la Corte di Giustizia si è pronunciata velocissimo, dicendo che se hanno le stesse caratteristiche di un lavoratore dipendente normale, sono lavoratori dipendenti perché non puoi restringere selettivamente l'ambito dei lavoratori dipendenti, per escludere arbitrariamente una categoria. Il concetto di lavoratore dipendente è rimesso al diritto interno, ma non puoi selettivamente restringere. Attenzione, dice, però rientrano nell'articolo 2, nell'esclusione dell'articolo 2, esigenze di riqualificazione. È vero, e io pure lo dico, di LSU, due anni di LSU di riqualifico, ma uno che fa il fattorino e si è riqualificato per 20 anni, ma questo o era scemo e lo devi cacciare dalla pubblica amministrazione, oppure non c'è questa formazione. E allora non siamo nell'ambito dell'esclusione dell'articolo 2 della direttiva, la clausola 2 della direttiva, per cui questa persona dovrebbe poter avere giudizialmente i medesimi diritti del lavoratore a tempo indeterminato. E qui una chiosa sul precariato in generale. I precari non hanno fatto un pubblico concorso, i precari non sono quindi qualificati. Però mi interessa se 20 anni di qualificazione valgono un pubblico concorso. Vabbè, avete ragione. E allora perché li tenete? Della Corte di Cassazione. Allora, la sentenza della Corte di Cassazione è già avuto il primo passaggio incredibile, cioè quello della che la causa mascolo non c'entra niente, non è vero, la causa mascolo c'entra, e come c'entra. Vengono citate le sentenze della Corte di Cassazione, la 392. La 392 è una sentenza che non è una sentenza, cioè un errore materiale. Si parla di articolo 5,4 bis, era un solo contratto del 2005 con una proroga 4 mesi in tutto, che c'entra l'articolo 5,4 bis, che è entrato in vigore dopo e che riguarda il superamento di 36 mesi. Niente. È un inciso. La 10.127/2012 non c'entra niente, è stata cancellata dalla Mosca. Sono citate quelle altre sentenze. Si
dice poi la regola del pubblico concorso. Sì, la regola del pubblico concorso l'ha detto anche le sezioni unite su quella là del 2015, fine 2015. No, no, quella è la Corte Costituzionale, è sentenza decente. La regola è il pubblico concorso, salvo che il legislatore non decida di adottare un altro meccanismo. E addirittura nella Corte Costituzionale del 95 dichiarò incostituzionale una legge regionale, forse siciliana, no? Perché aveva adottato il pubblico concorso per una categoria B1. Dice, non lo puoi fare perché lo Stato ha deciso un'altra cosa. Certo, se la dice, ma no, perché sai, c'è la riserva il diritto civile è riservato allo Stato, ben vero, però se la regola è il pubblico concorso, ha una fonte di rango superiore alla legge dello Stato che supportava la legge regionale, per cui la regola, se rispetti la regola della legge costituzionale, della Costituzione nessuno ti può dire niente. E invece in questo caso è stata dichiarata incostituzionale. Questo vuol dire che il pubblico concorso è la regola che è prevista, se no non è la regola. Ci sono altre citazioni, parla di settore privato e settore pubblico. Se avesse atteso la Mascolo avrebbe capito che avrebbe saputo che fare riferimento al settore pubblico non è propriamente corretto, perché la Mascolo aggiusta molto il tiro e parla di settore scuola, cioè un aspetto specifico. Il principio del pubblico concorso è la deroga di legge, ma la carta costituzionale, l'interpretazione della carta costituzionale deve essere rimessa alla Corte Costituzionale, la quale la interpreta come ritiene. Non puoi surrogarti, se la Corte Costituzionale ha detto l'opposto, non puoi surrogarti, puoi criticare, non essere d'accordo, ma la carta costituzionale è interpretata dalla Corte Costituzionale. Dove non l'ha interpretata lui, ma se no, no. Tra l'altro, il caso di specie di questa sentenza era un caso di uno che veniva obbligatoriamente avviato attraverso un istituto di collocamento. Cosa fa? A questo punto la Corte di Cassazione ci parla e ci crea una nuova categoria. Per la prima volta tiene conto della papalia e cambia il proprio orientamento, ma dico, bastava leggere le altre, che già voglio avere questo orientamento, un Corte di Cassazione. Ci parli di danno comunitario, una categoria nuova, danno sanzione, adeguato, effettivo, proporzionale, dissuasivo. Non sa che bisogna dire energico, perché per l'Italia è energico, poteva aspettare un mese e dare le parti la possibilità di discutere. L'interessato deve ritirarsi a provare legittimare la simulazione di contratto a termine per l'ordinamento interno. Ma dico, l'ordinamento interno nostro conosce il 2043, la responsabilità contrattuale, conosce rarissimi casi di indennizzo e che non sono applicabili in generale. Poi ci dice che il criterio dovrebbe, si desume dalla papalia che il criterio dovrebbe essere per il risarcimento lo stesso che si applica per le discriminazioni. Beh, io ho letto e detto la papalia, questo passaggio non l'ho visto, però io mi riservo di continuare a leggere. E poi ci dice come calcolare il danno, la misura, bisogna tenere conto del numero dei contratti a termine, intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro, durata dei singoli contratti e complessiva del periodo. Poi correttezza e buona fede che si sottolinea in applicazione di queste regole, il criterio tendenziale da utilizzare, siccome quello dell'articolo 32,5 del collegato lavoro è riduttivo, che è da 2,5 a 12 mensilità, riduttivo. Bisogna applicare in via analogica il criterio indennitario, il criterio di cui all'articolo 8 della legge 604 del 66, perché l'altro è troppo basso. Ma quello della 604 del 66, io ricordo 2,56, quell'altro 2,512. Boh, forse conto male i numeri. Dicendo che è improprio il criterio previsto dall'articolo 18 dei lavoratori, l'articolo 18 dei lavoratori. Anch'esso applicabile a una fattispecie che non ha alcuna attinenza. Scusate, ma c'è scritto nel 165 2001 che la legge 370, cioè lo statuto dei lavoratori, si applica sempre indipendentemente dal requisito numerico alle pubbliche amministrazioni? Sì. E allora c'è un criterio che espressamente è richiamato, mentre un altro non è richiamato. Sono due criteri sul licenziamento, una legge si applica
per legge alla pubblica amministrazione da fare. Forse voleva dire che il risarcimento allora spetta nelle misure di quell'articolo 8 per ogni singolo contratto, perché quando mi richiama numero di contratti dice un criterio di un rapporto che non può proseguire, allora forse deve applicarlo per singolo contratto. Benissimo, ci rendiamo conto quanto ci costa e allora ci rendiamo conto che forse sarebbe il caso di pensare seriamente in via legislativa a chiarire cosa e come si applichi. Vi saluto dicendovi, è un contenzioso che alla magistratura non piace, ma signori, per una ragione molto semplice: la magistratura non, almeno a me non piace, noi non siamo attrezzati per un contenzioso massivo, noi non facciamo, noi risolviamo liti tra due persone. Quando il contenzioso è così massivo da coinvolgere centinaia di migliaia di persone, il compito di chi scrive le regole, di chi amministra, risolverlo. Ma loro hanno, ma non è che è una questione di rapporti tra poteri dello Stato. Allora, l'amministrazione in generale lo fa l'esecutivo sulla base di regole prescritte dal legislativo, regole chiare. Se c'è un abuso è il legislativo che lo risolve. L'abuso è stato certificato anche in tutti questi settori, insomma, oramai la papalia, la mascolo che riguarda anche gli asili comunali, oramai. E allora questo contenzioso deve essere risolto lì. Perché non viene risolto? Perché chi ha questi compiti può fare una cosa, fare il non liquido, cioè non pronunciarsi. Il magistrato, se viene fatta la domanda, deve pronunciarsi per forza, è obbligato per legge. E quindi noi, come dire, siamo il precipitato di un contenzioso dove noi non andiamo a discutere di un problema singolo, ma un problema di massa che toccherebbe, che dovrebbe avere una soluzione diversa. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Grazie a Paolo Coppola. È singolare che lo Stato si difenda in Corte di Giustizia dicendo che si applica l'articolo 5,4 bis e poi dire che non si applica nei fatti. Do la parola ora all'avvocato Enzo De Michele. Io ringrazio naturalmente l'onorevole Venturino per aver organizzato per la seconda volta questo evento. Stavo cercando di ricordare con lui la data dell'evento precedente, a maggio del 2014, effettivamente, quasi 2 anni fa. Beh, da quell'evento è cambiato tutto. Io in qualche misura direi anche per quell'evento è cambiato tutto. Perché in quell'occasione, un po' tutti, c'era Paolo Coppola, tranne credo Aura Notariani, tra i relatori in aula, c'è il professor Balistrelli, che ho apprezzato moltissimo l'equilibratissima relazione che ha toccato tutti i punti di questa problematica. Da allora, e per quell'incontro, probabilmente è cambiato tutto. E anche le cose che ha detto Paolo sull'ipotesi di stabilizzazione oggi non sono più un'ipotesi, grazie a lui sicuramente, ma grazie anche alla Corte Costituzionale, perché il passaggio più significativo che ha fatto Paolo Coppola è stato oggi sul fatto che la Corte Costituzionale sembra aver cambiato opinione. In realtà ha cambiato opinione su due aspetti, e in questo mi ricollego con quello che ha accennato il professor Balistrelli, con due sentenze che non sono ancora note al pubblico, di cui è stata data pochissima, anzi nessuna pubblicità, e che diciamo sono in via di riflessione da parte dell'Accademia, della dottrina. Qualche contributo ho cercato di darlo anch'io insieme all'amico e collega Sergio Galeano. Sono la sentenza numero 260 del 2015 della Corte Costituzionale, la sentenza dell'11 dicembre, presidente Cartabia e
estensore Sciarra, la sentenza numero 272 della Corte Costituzionale, presidente Crispuolo, estensore De Petris. Due estensori donne, salvati dalle donne, le corti in genere sono femmine, però in questo caso le due sentenze sono particolarmente importanti perché totalmente innovative rispetto alla giurisprudenza precedente, e questo credo in qualche misura, onorevole Venturini, è anche la conseguenza di quell'incontro del 20 maggio del 2014, in cui, almeno io personalmente, criticai moltissimo l'atteggiamento della Corte Costituzionale, nonostante il rinvio pregiudiziale che aveva nel frattempo fatto sulla scuola, grazie soprattutto alle pressioni dell'avvocatura e grazie agli stimoli del solito Paolo Coppola, che non ringrazieremo mai abbastanza per essersi dimostrato più di tutti e al di sopra di tutti un giudice dello Stato italiano. Che cosa è avvenuto l'11 dicembre del 2015 con questa sentenza della Corte Costituzionale? Beh, è avvenuto innanzitutto, per la prima volta, credo, un dialogo serrato, tutto interno, tra Cassazione e Sezione Unita e Corte Costituzionale. Questa sentenza, infatti, ha, diciamo, una occasione, quella della discussione il 1 dicembre 2015, davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, della questione sul danno da abuso nella successione di contratto a termine pubblico. Le ordinanze interlocutorie, o meglio la dimissione della Sezione Unite, che sono il frutto di una sollecitazione insistente da parte dell'avvocato Sergio Galeano e del sottoscritto, e che poi sono state accolte dalla Sezione Lavoro, con una ordinanza interlocutoria e con una dimissione, 4 o 5 dimissioni dirette da parte del Presidente della Sezione Lavoro, riguardano però un aspetto specifico che è quello che ha sottolineato Paolo, cioè in qualche misura la Cassazione non accettava l'idea della possibilità della conversione a tempo indeterminato dei rapporti, nonostante la papalia, come ha perfettamente segnalato il professor Battistelli, nonostante la Fatah, nonostante la Masco, anzi, ed è giusto il rilievo che ha fatto Paolo, quando abbiamo sollevato la pregiudiziale comunitaria il 25 novembre del 2014, in quella causa che poi ha fissato quel astruso principio del danno comunitario, abbiamo detto alla Corte: aspettate, che domani a Lussemburgo deposita una sentenza Masco. La sentenza Masco non deciderà soltanto sul precariato scolastico, anzi, sostanzialmente, ha deciso poco sul precariato scolastico per quanto riguarda l'individuazione della misura adeguata che si può ricavare sistematicamente all'interno della sentenza, ma ha deciso in particolare, specificamente, sul precariato non scolastico, quello degli asili comunali. Ha detto: caro Paolo Coppola, basta con le pregiudiziali comunitarie, ci hai convinto. Tu sei lo Stato, tu hai rispettato le regole interne e la direttiva, tu hai applicato una misura adeguata, che è quella della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto nel superamento dei 36, continua a farlo. Tutti quelli che non si adeguano rispetto a questa situazione si comportano in violazione del principio di leale cooperazione. Sapete, tra tutti quelli c'era la Cassazione. E quindi la Cassazione è stata costretta a prendere atto di questo schiaffo di anni, schiaffo di Lussemburgo, più che di anni, schiaffo che aveva già dato la Corte Costituzionale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale, perché la Corte Costituzionale aveva segnalato il fatto che, mancando una sanzione anche di risarcimento del danno, il nostro ordinamento
non era adeguato alle direttive, o sembrava non adeguato alle direttive comunitarie. Viceversa, la sentenza, la Cassazione, ricordiamo noi stessi, aveva detto che il nostro ordinamento sotto il profilo del reclutamento scolastico era assolutamente adeguato, anzi aveva scritto, non aveva messo nome e cognome, ma aveva scritto: caro Paolo Coppola, non ti azzardare a sollevare la pregiudiziale comunitaria. Perché ti assumi la responsabilità. Grazie. In quanto io, Cassazione, ho verificato che questa situazione giuridica interna è compatibile col diritto dell'Unione Europea e ti ho individuato con le sentenze, in particolare la sentenza Cucuc, che detto tra noi dice esattamente il contrario rispetto a quello che ha divisato la Corte di Cassazione, il nostro piano è a posto. Questi devono soltanto aspettare, come voi, aspettate, però poi un giorno si decideranno a stabilizzare. Incerto sanno, incerto squando. Rispetto a questa situazione, quindi, già con la Masco, il quadro sembrava risolto, doveva essere risolto. Gli abbiamo detto: aspettiamo la Masco. Noi questa risposta della Corte di Giustizia la conoscevamo prima ancora del deposito, perché c'erano state le conclusioni dell'Avvocato Generale a luglio, il 17 luglio, che avevano detto che il sistema di regolamento scolastico era incompatibile e che ci voleva la stabilizzazione del rapporto dei lavoratori, e che gli avvocati dei lavoratori erano andati in Corte di Giustizia a segnalare che il loro Stato in realtà si stava comportando in maniera dignitosa, perché è vero che aveva impedito ogni tipo di soluzione sul piano giurisprudenziale, cioè proprio per evitare, diciamo, il contenzioso di massa. La trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti viene vietata dall'articolo 36,5 ter del testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo 165 del 2001, introdotta questa norma dal decreto legge Letta numero 101 del 2013, dopo le pregiudiziali di Paolo Coppola e dopo la pregiudiziale della Corte Costituzionale, è vietata addirittura l'erogazione di un risarcimento del danno, articolo 36,5,4 del 165 del 2001, perché il contratto è nullo di diritto e quindi non comporta nessuna conseguenza sul piano giuridico. Però nei due decreti legge 101 e 104 del 2013 il governo aveva individuato la soluzione del precariato, cioè la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche i nostri. Una volta superati i famosi 36 mesi, questa cosa poi è saltata, è cambiato il governo, c'erano altre esigenze. Quindi alla Cassazione abbiamo detto: fermati, piombove, aspettiamo la sentenza della Corte di Giustizia. Dice: ci siamo ritrovati a dicembre del 2014 con questa strana sentenza sul danno comunitario, in cui rispetto alla questione pregiudiziale che io e Sergio avevamo prospettato alla Corte, cioè che una diversa soluzione che non portasse alla stabilità andava a violare il diritto dell'Unione Europea anche in base alla sentenza Masco, eravamo proprio dei profeti, no? Sapevamo che cosa avrebbe detto la sentenza Masco il 25 novembre e gliel'abbiamo scritto. La risposta è effettivamente non è stata una risposta carina. Dire la sentenza Masco riguarda soltanto i precari della scuola significa non aver letto la sentenza Masco. E noi gliel'abbiamo detto quella Cassazione Sezione. E guardate che quella sentenza è sbagliata. Se voi venite oggi per trovare una soluzione di tipo risarcitorio e non l'applicazione dell'unica tutela prevista o ricavabile dall'ordinamento interno e dall'ordinamento comunitario, secondo il principio di uguaglianza e non discriminazione, cioè la stabilità lavorativa,
Voi state sbagliando. Per rafforzare questa nostra posizione, che veniva da una sequela di sentenze, compresa anche la sentenza Caratone della Corte di Giustizia, che è stata resa peraltro nello stesso giorno dell'ordinanza Papalia, per un solo contratto di Poste Italiane per ragioni sostitutive di 3 mesi, giudice rimettente come al solito Paolo Coppo, la Corte di Giustizia aveva detto post e stato, e a post e stato siamo il 368 del 2001, e per un solo contratto a tempo indeterminato che entra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria e della clausola 5, quindi modifica sostanzialmente l'orientamento di altre precedenti sentenze, di un'altra storica precedente sentenza della Corte di Giustizia, manco perché qualche problema interpretativo la causa, per un solo contratto si può essere stabilizzati nel pubblico impiego. Apri il ciclo. Quando siamo arrivati in Italia con la sentenza Caratone, ma la Caratone dice questo, beh, allora siamo andati alla sezione interiore, non dice che questo è la Caratone, ma dice questo la Massa, che dice la stessa cosa della Caratone. Non dice questo la Caratone, ma dice questo la Papalia, che dice la stessa cosa della Caratone. Non dice questo la Caratone, ma dice questo la Fadà, che dice la stessa cosa. Segnale definitivo, Carmini, e la sentenza Granducato di Lussemburgo? La sentenza Granducato di Lussemburgo è merito precipuo dell'avvocato notariani e del collega Raffaele Garofalo, che sono andati in Corte di Giustizia a sostenere i diritti dei lavoratori marittimi in una fondamentale causa, la causa Fiammingo, su una questione pregiudiziale sollevata dalla Cassazione. Dico che questa questione è fondamentale, perché come giustamente aveva sottolineato, ma sottolineando il professor Balestieri, noi ci ritroviamo oggi con i contratti acausali del Jobs Act. E vedete che se andate a digitare, no? Io faccio sempre questo sforzo, mi traduco in Word o ricavo in Word il testo del decreto legislativo 81 del 2015 e poi metto a causale per vedere se effettivamente il legislatore è stato coerente con quello che ha dichiarato al di fuori del processo legislativo, ha detto che avrebbe reso tutti i rapporti a causale. Beh, non esce neanche un riferimento, un richiamo della acausalità. La Fornero, con tutti i suoi grandissimi difetti, era stata almeno coerente quando aveva modificato il decreto legislativo 368 del 2001, per un anno i rapporti sono acausali, cioè non è necessario specificare la ragione. Il nostro coraggiosissimo legislatore antieuropeo non dice niente. Non dice che sono a causare, non dice né che sono causato, né che sono a causare. E non dice niente, no? Ma come non diceva niente, per esempio, la 203 del 62, che fissava le causali tipiche. La 203 del 62 non diceva che bisognava specificare il ricorso al contratto a tempo determinato, no, diceva il contratto a tempo determinato è l'eccezione rispetto alla regola che è il contratto a tempo indeterminato. E perché non dice la stessa cosa il professor Balestrieri anche l'articolo 1 del decreto legislativo 81 del 2015? Dice che è la forma tipica, quindi il contratto a termine è l'eccezione, però voi non trovate all'interno del testo una specificazione che ci possa chiarire quello che è stato proclamato dai nostri nuovi legislatori, accademici legislatori, io li chiamo, Pechino, qualche altro, poi il testo normativo, non ci sta scritto niente. Noi queste cose siamo andati a dirle alle sezioni unite, ho detto guardate che state prendendo una strada sbagliata, anche perché c'è il problema della responsabilità civile dei magistrati. È poco noto perché è molto
dibattuto all'interno della magistratura e niente affatto dibattuto all'interno dell'avvocatura, che quasi l'ha accolta come se fosse finalmente una situazione favorevole all'avvocatura, perché la magistratura era stata posta di fronte alle responsabilità. E voi avete visto la difficoltà con cui Paolo Coppola ha cercato di essere giudice istituzionale, tentando di difendere comunque il ruolo della magistratura, che non è d'accordo con le sue soluzioni, dicendo sostanzialmente una cosa verissima: ci troviamo di fronte a casi di decine, centinaia, migliaia di lavoratori che dovrebbero essere stabilizzati in base a una sentenza della Corte di Giustizia, in base a tante sentenze della Corte di Giustizia, e invece ci troviamo ancora davanti ai magistrati che non sappiamo che soluzione prendere, o meglio che non sanno che soluzione prendere. Beh, per impedire a questi magistrati, quindi a Paolo Coppola, a Maria Antonietta La Notte di Rode, Tribunale di Tra, al Tribunale di Siena, Delio Camarosano, al Tribunale di Bari, Luigi Pazienza, a quello che era una volta il Tribunale di Livorno, Jacqueline Marci, di continuare al Tribunale di Locri, non ricordo il nome del giudice, a dare tutela effettiva ai lavoratori precari. Per impedire tutto questo c'è stato un cambio improvviso del processo di formazione della modifica alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati, guarda caso in concomitanza con la sentenza Mastro della Corte di Giustizia, per cui si è passati da disegno di legge Moavero, che era coerente con le sentenze della Corte di Giustizia, all'attuale disciplina che mette i magistrati rispetto a questo dilemma straordinario. Guardiamolo da un punto di vista nostro, cioè delle cause sul precariato scolastico. Quindi questo vi darà anche il quadro chiaro delle difficoltà in cui la magistratura oggi si trova ad operare. Vi ho detto che c'è l'articolo 36, 5 ter e 5 4, che l'ha anticipato Paolo Coppola, che impediscono ogni tipo di difesa. Benissimo. Però c'è la sentenza Mastro che dice che l'articolo 5,4 bis deve essere applicato e portare una trasformazione a termine determinato. E badate che in quella causa, quando abbiamo fatto le osservazioni scritte, abbiamo fatto il decalogo alla Corte di Giustizia, guarda che ci sta anche l'articolo 36,5 ter, 5 4, l'hanno introdotto apposta per impedire ogni tipo di tutela alla Corte di Giustizia, puramente, ampiamente letto. Quelle norme le ha trascurate, volete applicare il diritto dell'Unione Europea. Vi siete assunti determinati impegni, avete detto che dopo 36 mesi dovete stabilizzare, e fatelo, caro Paolo, vai avanti. Dico caro Paolo perché nella causa Mascolo, nelle osservazioni scritte dall'Avvocatura Generale, c'è la minaccia di azioni disciplinari nei confronti del dottor Paolo Coppola. E noi abbiamo risposto a questa minaccia chiedendo la revoca dell'immunità diplomatica nei confronti dell'avvocato dello Stato che aveva scritto quelle scemenze. E infatti quando abbiamo fatto la discussione alla causa c'era un altro avvocato generale, diciamo più intelligente, e l'esito della causa è quello che tutti conosciamo. Bene, rispetto a questa situazione però, che cosa avrebbe dovuto fare la Cassazione a sezioni unite? Le abbiamo detto in faccia. Dunque voi venite qui per trovare una soluzione risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità, 15 mensilità, collegato al lavoro, e poi collegato al lavoro si applica perché si è il risarcimento al danno, perché si applica la commissione. Come fai a applicare il collegato al lavoro quando parte dal presupposto che non devi applicare la sanzione della Costituzione o trasformazione a tempo indeterminato del rapporto? 20 mensilità,
la soluzione del vecchio testo dell'articolo 18, comma 4 e 5, 5 mensilità di risarcimento del danno minimo, 15 mensilità come opzione sostitutiva della rete, prezzo, come se voi aveste scelto di non continuare più a lavorare con la pubblica amministrazione. Cioè, veramente una invenzione sul piano della individuazione analogica di una sanzione adeguata, probabilmente l'unica, diciamo, ragionevole, ma scarsamente ragionevole rispetto al profilo etico e soprattutto alle reali intenzioni del lavoratore. Mai avrebbe rifiutato il posto di lavoro nella pubblica amministrazione, peraltro dopo 29 anni di lavoro di servizio come la papalia, o 15-20 anni come molti di voi in via continua. Sapevo che ci sarebbero stati i numeri del lotto, però 29 papalia credo non effettivi senza retribuzione adeguata e senza una futura pensione. Questa è la prospettiva. Quindi abbiamo detto alla Cassazione, a sezioni unite, l'avvocato Galeano è sottoscritto, fermati, ragiona, il risarcimento del danno non spetta, perché se tu applichi la sanzione del risarcimento danno, che è quella prevista nell'articolo 36,5, che addirittura la stessa Cassazione nella sentenza sulla scuola aveva escluso, trattandosi di contratti dei cicli, che addirittura la Corte Costituzionale nell'ordinanza di rinvio aveva escluso, trattandosi di contratti dei cicli, che la Corte di Giustizia, prendendo atto di queste due posizioni della Cassazione e della Corte Costituzionale che escludeva il risarcimento da aver escluso, beh, tu adesso vieni qua a applicare il risarcimento da, significa che non hai capito nulla e soprattutto ti metti in una situazione imbarazzante, perché se tu, pensando di applicare i principi derivanti dalla sentenza Mascoli eccetera eccetera eccetera, quindi volessi applicare il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla Corte di Giustizia e mi fissi un risarcimento del danno di 15 mensilità, questa è stata la proposta del procuratore generale della Cassazione durante l'udienza, e noi abbiamo detto per noi sono pochi, ci dovete dare la trasformazione, si è un po' irritato il procuratore generale, però già 15 mensilità, partiamo da una buona base. Se tu fai questo tipo di operazione, tu vai a violare delle norme interne, perché violi l'articolo 36,54 che ti vieta il risarcimento del danno e quindi ti espone a un giudizio di responsabilità civile. Tu, Cassazione, a sezione unita, 9 giudici, che facciamo? Ma facciamo il discorso opposto. Tu vuoi ottemperare a quella norma che esclude il risarcimento del danno. Non eravamo andati lì per quello, perché la sentenza sul danno comunitario, il principio fondamentale che esprimeva era c'è stato l'abuso e comunque un danno va riconosciuto. Quindi già un principio di apertura, poi da 2,5 a 6 non significa. Rispetto a questa situazione, se tu applichi l'articolo 36,54, cioè non riconosci nulla, stai violando il diritto dell'Unione Europea. Quindi così come ti comporti, sia che applichi il diritto dell'Unione Europea, sia che applichi la norma interna che contrasta con il diritto dell'Unione Europea, tu vai incontro a un giudizio di responsabilità civile. Allora, i casi sono due. O il giudice Paolo Coppola è un eversore, perché ha disapplicato le norme interne, stabilizzando i rapporti di lavoro in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia e della direttiva 9970. Oppure se tu hai persone che fa il contrario, vuoi fare il contrario, rispetto a quello che fa Paolo Coppola, che ha fatto Maria Antonietta Montichirone, Delio Marca Morosano, Luigi Pazienza e altri coraggiosi magistrati. Allora andiamoci in Corte di Giustizia
che cosa? Su tutti quei profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea creati da quelle norme. E ci portiamo anche la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che è quella che condiziona la magistratura e mette in difficoltà chi vuole risolvere una volta per tutte il problema, costituendo un modello di sentenze. Ce l'hanno riservata su 8 questioni pregiudiziali, le sezioni unite, questa ce l'hanno riservata dal 1° di dicembre. Come mai? Beh, perché nel frattempo la Corte Costituzionale sembra aver risolto il problema. E concludo con queste due sentenze. La 260 del 2015 e la 270 del 2015. Con la prima sentenza, in un caso di lavoratori saltuari dello spettacolo, in realtà dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualificate dalla stessa Corte Costituzionale come organismi nazionali di diritto pubblico, sentenza 153 del 2011, la Corte Costituzionale difende la Cassazione che aveva convertito i rapporti a tempo indeterminato in questo settore, che è un settore pubblico, quindi di ente pubblico, non economico, per ogni singolo contratto sbagliato, per mancanza delle ragioni oggettive, e fa il salto di qualità, stralcia tutta la giurisprudenza precedente, a partire dalla famosa sentenza numero 89 del 2003 sui bidelli, che devono fare il concorso pubblico, perché c'è il centralinista della Cassazione che deve fare il concorso pubblico, ma prima del centralinista c'è purtroppo quella sciagurata sentenza della Corte Costituzionale. La chiamai sciagurata il 20 maggio del 2014, l'ho ridefinita sciagurata davanti alle sezioni unite e pare che qualche effetto questo giudizio di disvalorimento l'abbia provocato, perché cambia completamente il quadro. E la Corte Costituzionale dice alla Cassazione e ai leggi: bisogna trasformare i rapporti a tempo indeterminato anche nel pubblico impiego. Perché la Corte di Giustizia, nella sentenza Granducato di Lussemburgo, Commissione Europea contro il Granducato di Lussemburgo, che è stata provocata dall'intervento che fecero Aura Cotaliani e Raffaele Garofalo il 3 maggio del 2014, quando, mentre Ichino diceva, il grande Ichino diceva che il Jobs Act era perfettamente compatibile con il diritto dell'Unione Europea, loro dicevano il Jobs Act è completamente in contrasto con il diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia intimò alla Commissione Europea di verificare questa situazione e la Commissione Europea, a tempo di record, una settimana dopo, depositò il ricorso per l'inadempimento contro il Lussemburgo, perché per una ristrettissima categoria di lavoratori, i lavoratori dello spettacolo, il Lussemburgo non aveva applicato nessuna misura preventiva. Beh, come formidabile per tutti. Quindi si parla a nuora perché socia intenda. E la sentenza dell'avvocato di Lussemburgo richiama 9 volte la sentenza massima. Quindi il segnale è stato dato all'Italia, anche perché in quella causa l'avvocato generale, che non ha fatto le conclusioni, è il nostro Mengozzi. Quindi altro segnale, guardate che stiamo parlando all'Italia, guardate che stiamo parlando a voi, stabilizzate, non fate i furbi, applicate la sentenza Mascolo, se no la prossima volta vi diamo ulteriori risposte più dure rispetto, cioè, a quella energica che abbiamo preteso. Chiaro? Allora, la Corte Costituzionale ha già fatto saltare il Jobs Act, perché la Corte Costituzionale, con quella sentenza 260 del 2015, incidentalmente derivato anche il Jobs Act, ha detto che i contratti a tempo determinato non possono essere accausati, perché così ha detto la Corte. L'altra sentenza, e concludo, è la 272. Cambiando dello
del 22 dicembre, cambiando completamente il registro rispetto al passato, su un ricorso principale della Regione Veneto che aveva impugnato una legge nazionale che bloccava le leggi di stabilizzazione del precariato pubblico regionale, finalmente la Corte Costituzionale si accorge che onorevole Venturini, il problema della stabilizzazione del personale pubblico regionale dipende esclusivamente dalla competenza e rientra esclusivamente dalla competenza della Regione, non dello Stato, andando a modificare un orientamento contrario fino ad ora espresso. E quindi adesso gli spazi ci sono, quindi col tuo disegno di legge non solo una prospettiva, ma secondo me dovrà andare. Grazie. Grazie all'avvocato De Michele per il discorso e do subito la parola all'avvocato Galleano. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori dell'invito e della possibilità di farmi intervenire. Io parlerò sostanzialmente soprattutto dello stato della giurisprudenza siciliana e della tipologia di causa che insieme all'avvocato De Michele e all'avvocato Notariani abbiamo deciso di iniziare in relazione proprio alla situazione siciliana. Prima però volevo fare due piccole integrazioni a quanto detto in primo luogo dal dottor Coppola. La Maspolo secondo me è molto chiara soprattutto sul punto 79. Prima del punto 79 la sentenza Maspolo analizza la situazione del precariato scolastico e ne deduce che in quel caso, utilizzando il lavoratore per il periodo superiore a quello necessario per l'effettuazione del concorso, si è verificato un abuso, in particolare dal 99 sino al 2010 non erano stati fatti i concorsi ed erano, si era continuato a utilizzare i lavoratori a tempo determinato su posizioni stabili e permanenti. Al punto 79, appunto, dopo aver accertato l'abuso, la Corte afferma: da ciò discende che quando si è verificato un ricorso abusivo ad una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. E qui richiama la sentenza Fiammingo, che è già stata ricordata da Vincenzo De Michele, che è la sentenza che ha risultato notariale, in seguito alla quale peraltro la Corte di Cassazione con la sentenza omonima ha poi riscoperto l'articolo 1344, che è la norma sulla sul contratto in frode alla legge, peraltro rimettendo poi la Corte d'Appello di Palermo, che invece ha rigettato, ma poi sulla Corte d'Appello di Palermo dirò qualche cosa. Eppure, quindi voglio dire, esiste una continuità fra le varie sentenze, come già ricordava l'avvocato De Michele. Ora, voi, io mi domando a voi, domando anche a quelli che sono a questo tavolo, quale può essere la misura che sei idonea a cancellare gli effetti dell'abuso commesso? Cioè, il precario che ha lavorato 10 anni, come è possibile che possano eliminarsi gli effetti dell'abuso? Dandogli qualche mensilità di retribuzione, di risarcimento del danno? No, ma è ovvio cosa dice la Corte di Giustizia. Eliminare gli effetti dell'abuso vuol dire stabilizzare i rapporti laddove i rapporti hanno le caratteristiche, come hanno le caratteristiche dei lavoratori della scuola, come nel vostro caso vi è la caratteristica di cui voi occupate dei posti stabili e permanenti e continuerete ad occuparvi perché i vostri contratti continuano ad essere prorogati, salvo che questi posti non spariscano, ma questa è tutta un'altra ipotesi. Per quanto riguarda invece, io volevo complimentarmi con il professore Balistrieri per la sua ricostruzione della normativa attuale che tende contro la precarietà. Devo però ricordare che attualmente
è in vigore l'articolo 36 del testo unico, e l'articolo 36 del testo unico mantiene ancora le ragioni obiettive nella stipulazione dei contratti, perché dice espressamente che è possibile stipulare i contratti a termine solo in presenza di ragioni eccezionali e o, adesso è o, no? Prima era temporanee. Quindi questo è l'attuale stato, quindi i vostri contratti sono stipulati peraltro, per quanto posso occorrere, pure in violazione dell'articolo 36. Ecco, vengo quindi alla situazione della giurisprudenza siciliana. Io ho iniziato circa 4 anni fa, grazie, chiamato dall'amico Gaetano, a seguire alcune cause. Io normalmente mi occupo soprattutto delle giurisdizioni superiori, Consiglio di Stato e Cassazione. Sono venuto qua in Sicilia perché lui mi ha invitato, ero incuriosito dalla situazione siciliana. Devo dire che sono venuto qui e ho trovato la situazione assolutamente aberrante, no? Cioè, comuni che hanno 30 dipendenti a tempo indeterminato e 70 a tempo determinato, cioè una cosa, voglio dire, non avevo mai visto nella mia vita, nonostante mi occupi di lavoro e di contratti a termine dall'inizio degli anni 80. E a questo punto ho deciso di venire per curiosità a difendere i lavoratori in tribunale, perché volevo capire, no, com'era questa situazione. Bene, abbiamo fatto diverse cause e ci siamo ritrovati con delle sentenze assolutamente curiose, direi, no, quantomeno. Io faccio un esempio, faccio 3 esempi in particolare. Qui ho una sentenza del Tribunale di Termini Imerese che sostanzialmente afferma, a fronte della mia richiesta di conversione del contratto di un lavoratore che aveva lavorato per più di 36 mesi su una posizione, diciamo, stabile e permanente, cioè prevista in organico, che avrebbe dovuto essere coperta con un concorso secondo la normativa vigente italiana, in cui il giudice mi dice: si ritiene in realtà non sussistere il presupposto anzidetto, per cui l'intera costruzione argomentativa che sorregge la domanda viene a crollare, cioè non ci sarebbe il presupposto. E qual è? I contratti di cui si discute, prosegue il giudice, sono stati stipulati, come nei medesimi dato legge, sulla base della normativa regionale emanata in forza della potestà legislativa concorrente conferita alla Regione Sicilia all'articolo 17, lettera H del suo statuto, eccetera, eccetera. Cioè, in buona sostanza, il giudice mi dice: attenzione, la legislazione regionale sarebbe in condizioni di derogare alla normativa comunitaria, per cui non è possibile. Ora io siamo avanti. In realtà siamo avanti. No, ma in realtà poi il problema non è quello, è che poi io ho approfondito questa questione, sono andato a vedere e ho scoperto che lo statuto della Regione Sicilia dice all'articolo 17 che l'attività legislativa regionale, tra cui è ricompreso anche lavoro e la previdenza sociale, dice, può operare entro i limiti dei principi e degli interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato, e in particolare in materia di lavoro e previdenza sociale dispone espressamente che la potestà normativa opera osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato. Ma non solo, la legge 30 aprile 91, numero 10, che riguarda l'organizzazione amministrativa, e quindi la legge generale, no, che regola tutta l'attività amministrativa della regione, dice espressamente che è regolata dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione Europea. E qui allora, voglio dire, se proprio strano, c'è un conflitto di norme, no? È leghista il giudice. Prima sentenza. Seconda sentenza. Tribunale di Marsala, anche qui stessa domanda, lavoratore di 36 mesi, posto stabile permanente, eccetera, eccetera. Anche qui la domanda mi viene rigettata sulla base di un ragionamento, devo dire, raffinato, ma che sostanzialmente dice: orbene, la ricorrente proviene pacificamente dal cosiddetto bacino di fuoriuscita dei lavori socialmente utili ed ha stipulato con il comune convenuto nel periodo indicato nei ricorsi contratti di diritto privato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 85, nel nome che prevede nel dettaglio le modalità di inserimento dei lavoratori
nel, diciamo, nel bacino degli LSU, eccetera, eccetera. Poi dice più avanti che questi contratti sono stati trasformati in contratti a termine, dice, ma però depone ancora oggi nel senso della conservazione della natura assistenziale di tali rapporti, cioè i vostri rapporti di lavoro a tempo determinato avrebbero una sorta di difetto genetico, chiamiamolo così, no? Che vi vizia e che le rende incompatibili con un rapporto di lavoro subordinato normale, perché sarebbe questo vizio di nascita, no? Nel contratto, per cui voi provenendo da un bacino, no? Perché all'inizio, voglio dire, vi hanno preso da una sorta di bacino di disoccupazione o di inoccupazione, vi portate dietro questo difetto genetico, i vostri rapporti di lavoro, nonostante questi rapporti di lavoro si svolgano con le stesse modalità di tutti gli altri rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato sotto il profilo delle mansioni che svolgete, però comunque hanno questo difetto genetico che impedisce l'applicazione della normativa statale, che sarebbe quella che dovrebbe portare alla conversione per i motivi che abbiamo detto e che ho detto anch'io, o comunque anche solo al risarcimento del danno. Però nella sentenza lo specifica che la legge 81 del 2000 ci fa uscire dal bacino del precariato, non nella sentenza. Vabbè, io adesso faccio, se dovessi stare a spiegare qua la sentenza, sarebbe quanto saremo ancora qui, faccio solamente degli accenni sotto questo profilo. Abbiamo poi un tribunale di Palermo il quale muta la prospettiva, qui voglio dire, vabbè, dice che non è possibile la conversione, vabbè, c'è il 36, non è possibile, non c'è neanche il risarcimento del danno perché non è stata data la prova, e qui c'è la papalia che invece dice che la prova non ci vuole, come già è stato ripetuto più volte, ma fa un discorso diverso, cioè dice del tutto diverso appare la questione adombrata dalla Corte di Giustizia in relazione all'eventuale disottemperanza dell'Italia rispetto alle direttive comunitarie, da cui potrebbe derivare un risarcimento dei danni di natura sanzionatoria, poiché laddove fosse configurabile detta violazione per il risarcimento del danno, parte convenuta non possiederebbe, che sarebbe il comune da cui dipendeva, non possiederebbe alcuna legittimazione passiva, trattandosi di un danno eventualmente prodotto dallo Stato italiano, che unico ne dovrebbe eventualmente rispondere, del quale non è stato in questa sede chiesto il risarcimento. Cioè si dice in pratica che non è il datore di lavoro che ha abusato del contratto a termine, ha abusato, insomma, voglio dire. Però nell'ipotesi in cui si ravvisi l'abuso, il comune non risponde, deve rispondere allo Stato direttamente perché non ha applicato la direttiva. Peccato che il giudice nazionale deve applicare, il giudice europeo, perché il giudice nazionale italiano è il giudice europeo, dovrebbe applicare le direttive europee, e quindi non si capisce per quale motivo non possa, voglio dire, conoscere dell'eventuale responsabilità del comune o dell'ente utilizzatore. Semmai sarà l'ente utilizzatore che potrà poi chiamare, agire nei confronti dello Stato dicendo: se tu mi hai impedito, cosa era tra l'altro, perché la normativa finanziaria, sapete benissimo, che impedisce ai comuni di stabilizzare, quelli che vogliono stabilizzare non ci riescono, quindi semmai sarà il comune che farà causa allo Stato italiano, se non è certo. Questa è la situazione. La Corte d'Appello di Palermo, come già dicevo prima, si è rifiutata di applicare il contratto in frode alla legge, cosa che gli era stata consigliata di valutare da parte della Corte di Cassazione nella causa Fiammingo, seguita dall'avvocato Notariani. Ha poi reso altre sentenze, più in particolare io ho seguito una causa in cui c'era un gruppo di lavoratori che chiedevano la conversione, e nel giudizio di primo grado non avevano chiesto in subordine il risarcimento del danno. Allora io faccio appello per questi lavoratori che si spendono per la conversione del rapporto, in subordine dicendo: se
non mi dai la conversione, come confermi quindi la sentenza sotto questo profilo, però mi devi dare il risarcimento del danno. Perché? Ma perché? Perché i lavoratori, qual è il bene della vita di cui hanno chiesto la tutela? È il risarcimento per un abuso che hanno subito. Secondo me il risarcimento, come dicevo prima, come dice la Mascolo, è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ma tu, giudice italiana, mi dici che non è possibile convertire perché l'articolo 97 lo vieta, e mi dici tanto c'è la misura alternativa di risarcimento del danno. E allora dico, va bene, voglio dire, la domanda non era stata fatta formalmente, però il bene della vita di cui ho chiesto tutela, tu lo devi riconoscere, non mi dai quello che io ho chiesto, mi dai la misura che tu ritieni essere alternativa. La Corte d'Appello mi ha rigettato il ricorso. Le motivazioni ancora non lo so, ma sono molto curioso di leggere perché mi sembra veramente una cosa curiosa. Ora, questa è dunque la situazione grosso modo, poi se ne potrebbe parlare oltre, ma non voglio abusare né di voi né del tempo di tutti che ci aspettano. Cosa abbiamo valutato? Ancora prima, peraltro che ce lo dicesse il Tribunale di Palermo dicendo che il danno andava chiesto allo Stato, abbiamo valutato e considerato che nel nostro ordinamento esiste una legge che si chiama la legge comunitaria, che attualmente è la legge Moavero. Più in particolare la legge Moavero prevede, cioè ogni Stato membro è tenuto ad adottare una normativa per il recepimento delle direttive. L'Italia lo fa con la cosiddetta legge comunitaria, quindi la legge comunitaria è una legge tra virgolette speciale, no? C'è una legge quadro, no? Come si dice, che disciplina le modalità con cui deve essere recepita la normativa comunitaria, la normativa europea. Più in particolare l'articolo 41 della legge 234 del 2012, che è la legge Moavero, giusto? Prima c'era la legge Buttiglione che diceva già la stessa cosa, prima ancora c'era la legge La Pergola che diceva la stessa cosa, eccetera. Dice, al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui gli articoli 258 e seguenti del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni loro imputabili degli obblighi dei Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E qui c'è una sentenza Mascolo che dice delle cose, no? Sulle misure che devono essere adottate in caso di abuso conclamato, no? Accertato, e questo è un abuso, voglio dire, di scuola, direi, no? Ma non solo, il comma 2 dell'articolo 41 dice: lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i comuni, regioni autonome, eccetera, i soggetti come il comma 1 che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea i poteri sostitutivi necessari secondo i principi e le procedure stabilite nell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 numero 131, articolo 41, eccetera, eccetera. Allora, che cosa succede? Noi abbiamo una normativa che impone allo Stato di sostituirsi agli enti locali che non adempiono agli obblighi nascenti dalla legislazione dell'Unione Europea, di intervenire e sostituirsi per compiere quell'atto o per disapplicare, per compiere quell'atto che secondo la normativa europea dovevano compiere, oppure disapplicare quell'atto che hanno compiuto in violazione della normativa europea. Quindi noi abbiamo pensato a questo punto, vista la situazione della giurisprudenza siciliana, di promuovere noi, l'avvocato Notariani, l'avvocato Di Michele e io, di promuovere a questo punto un'azione collettiva nei confronti dello Stato italiano, radicata a Roma, perché l'azione nei confronti dello Stato italiano si fa nel Tribunale di Roma, perché risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza dello Stato italiano, chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata attuazione della direttiva nella regione Sicilia. Che la regione Sicilia sembra essere una provincia autonoma, una provincia dell'impero in cui il diritto europeo non si applica.
siamo degli inviti. A questo punto stiamo organizzando questa causa, e faremo causa e vedremo che cosa dice il Tribunale di Roma su questo punto. Io mi fermo qui e lascio la parola. Grazie all'avvocato Palleano per la disponibilità. Diamo la parola all'avvocato Notariano. Grazie onorevole Venturino, grazie Gaetano, e poi che avrete la pazienza di ascoltarmi questi 10 minuti. Io comincio subito con un suggerimento, che è un po' una provocazione. Vedo il drappo rosso e le scarpette del posto occupato e vi propongo di nella prossima riunione, introdurre una bella giacchetta grigia che rappresenti il posto non occupato di tutti i precari siciliani. Questo prima che... prendendo quelle gommine che indicano sufficientemente bene come siamo stati o siete stati cancellati, non dal settore produttivo siciliano, ma dal settore dei diritti, anche grazie alla politica siciliana, prima che quelle gommine vi cancellino, perché arriverà l'età della pensione, pagata o no, se non del decesso prima. Qual è il mio compito? No, perché ormai si va in pensione solo quando il dibattito è leggerissimo, solo per questo. Il mio compito a conclusione questa giornata di dibattito, di informazione, di confronto, è quello di rispondere ad una domanda, ossia: il lavoratore precario subisce un danno ulteriore rispetto al danno che viene considerato comunitario, onnicomprensivo, insomma il danno di cui abbiamo parlato finora, che il legislatore prevede? E a questo proposito io direi, è possibile, se è vero che il fenomeno del precariato è un fenomeno di massa e come osservava prima Paolo Coppola non può essere risolto dal giudice, in vero devo dire che la magistratura italiana ci ha messo di suo nel far crescere questo fenomeno, però se questo è vero, vediamo, naturalmente non mi riferisco a Paolo, vediamo se è possibile che il fenomeno di massa diventi il fenomeno del singolo. E vediamo se è possibile capire quali sono gli strumenti e le azioni che il lavoratore precario siciliano ha a sua disposizione per reclamare se c'è un danno ulteriore. E allora io avevo pensato di cominciare il mio intervento con tre parole che naturalmente non sono solo il cuore e amore, ma sono abuso, dignità e danno. Sull'abuso non mi intratterrò ancora perché tanti prima di me hanno parlato, però voglio dire, la nostra macchina amministrativa, cioè la burocrazia, è comunque un settore. Le sacche di precariato, quindi gli enti locali, sono un settore secondo me, in quanto macchina amministrativa. Le altre categorie e gli altri settori, che sono i settori produttivi, la sanità, la scuola, i servizi di trasporto, i servizi di igiene ambientale, la RAI per parlare dello Stato, sono tutte aziende di Stato e sono tutte le aziende di Stato che hanno creato il fenomeno del precariato. E lo hanno creato non perché esisteva un problema di bilancio o perché esisteva la regola del pubblico concorso, ma lo hanno creato proprio come strumento per eludere la regola del pubblico concorso e poi per eludere la regola della legge, perché la nostra normativa, e su questo io credo che ciascuno di noi deve riflettere, sin dalla Costituzione, per poi passare trasversalmente, la normativa comunitaria, oltre che italiana, parla di dignità. Ecco perché le tre parole sono abuso, dignità e danno. E allora, se l'abuso è un fatto illecito, il rilievo del fatto illecito può essere valutato sotto un profilo civilistico e sotto un profilo di diritto penale. Entrambe le categorie di abuso, di responsabilità e quindi di danno partono da una valutazione della norma,
che vieta l'abuso e quindi la lesione e quindi determina una responsabilità risarcitoria. E allora, richiamando proprio a volo d'angelo la Costituzione, che fonda la Repubblica Italiana sul lavoro, che prevede il lavoro all'articolo 4 anche come dovere del lavoratore di contribuire al progresso materiale e spirituale della Repubblica, l'articolo 41, perché quando parla di impresa, io se vedo le imprese pubbliche che però rendono servizio le assimilo all'impresa privata, e vuole che l'imprenditore rispetti la dignità del lavoratore al secondo comma, per poi finire con l'articolo 97, o comunque finire nel mio richiamo oggi qui, che prevede quel dovere di non solo di garanzia di buon andamento e di efficienza, ma anche di imparzialità. E l'imparzialità fa un bel gioco tra lavoratori a tempo determinato discriminati nei loro diritti. Ma ancora prima richiamo la vostra attenzione all'articolo 31 della Carta Sociale dei Diritti dell'Unione Europea del 1961, che vorrebbe o avrebbe voluto che fosse assicurata ad ogni lavoratore il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, sane, sicure e dignitose. Quindi anche qui, già dal 61, si parla di dignità. Ma di condizioni eque ne parlava già la normativa del 62, la 230, sul lavoro a tempo determinato contratto speciale, posto che la regola era quella del lavoro a tempo indeterminato anche per il lavoro pubblico, e che per prima realizza nell'ambito del contratto a tempo determinato quel meccanismo della frode che ha richiamato un anno fa la Corte Costituzionale e ha disapplicato o comunque ignorato la Corte d'Appello di Palermo per motivare le ragioni di nullità di un contratto che non rispetta il diritto del lavoratore alla dignità e al lavoro stabile. Ma ancora, perché si va in un crescendo, io non parlo della normativa italiana, ma poi leggo la Carta di Nizza del 2000, e la Carta di Nizza all'articolo 35 assicura al lavoratore un livello di protezione della sua salute elevato. E allora abbiamo questo primo zoccolo duro che è la dignità del lavoratore, che va crescendo e che prevede che il datore di lavoro rispetti la dignità del lavoratore e garantisca un livello elevato di protezione della sua salute. E allora, se questo è il contesto normativo, io mi domando, nell'ambito del fatto illecito, i lavoratori precari, al di là di quel danno che il legislatore vorrebbe dare come più o meno in sostituzione alla conversione, come se fosse una manciata di monetine, che poi abbiamo visto dalla ricostruzione che faceva Paolo Coppola, tanto monetine non sarebbero, ma se questa condotta, questo abuso determina un illecito, e se l'illecito lo dobbiamo guardare nella sua prima soglia come illecito civile, allora io vado a ritrovare nella normativa sullo stress da lavoro correlato, e in particolare nella riforma di settembre, entrata in vigore a settembre del 2015, che prevede che tutti i datori di lavoro, compreso il datore di lavoro pubblico, vadano a introdurre nel suo documento programmatico di sicurezza la valutazione dello stress da lavoro correlato, io se fossi un lavoratore un po' ansioso, un po' stressato, con problemi gastrici o con tachicardie frequenti o con disturbi del sonno, chiederei al medico competente di essere valutato ai fini dello stress da lavoro correlato. E credo che una buona parte di lavoratori, che peraltro poi si caricano anche del lavoro di chi è strutturato e si gira dall'altra parte, una condizione di stress, e basterebbe un'analisi del sangue, perché se il livello del cortisolo nel sangue è alto indica una situazione di stress, già quei lavoratori possono cominciare singolarmente nel loro piccolo a rivendicare una nuova posizione di tutela per la lesione del diritto alla dignità del lavoro stabile e per il danno. C'è un'altra possibilità che avevo in un nostro incontro lo scorso anno un po' buttato così, che è quello
ed è una voce di danno che la giurisprudenza riconosce e ha già risarcito, del danno da perdita di speranza di vita. Ed è stato risarcito di vita nel senso di vita stabile. Ed è stato risarcito, considerandolo naturalmente, è stato risarcito nel caso di perdita della genitorialità, perdita, la Cassazione parla del frutto del concepimento, e in questo caso, essendo il diritto alla genitorialità un diritto garantito dalla Costituzione, così come è il diritto al lavoro, la Corte di Cassazione ha ritenuto quel danno, che non è un danno alla salute, è proprio un danno da perdita di speranza, danno risarcibile. Questo è un danno ulteriore che il lavoratore precario potrebbe reclamare. Ma c'è un'altra voce di danno che potrebbe essere reclamata, e questa ha bisogno soltanto di presunzioni, ed è il danno da paura, ed è il danno da paura di perdita del posto di lavoro, perché questo essere sempre tenuti col filo del principio. Delle presunzioni per una situazione molto particolare, che è quella del fenomeno di diossina a Seveso, quando ci fu quella nube tossica che impaurì tutti gli abitanti del territorio di Seveso. Ecco, quel danno da paura di ammalarsi è stato ritenuto risarcibile. E ancora c'è una quarta voce di danno, secondo me, dal punto di vista sempre dell'illecito civile, che può essere valutato dal precario che vuole chiedere il danno ulteriore, ed è il danno esistenziale. Una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa, la 2217/16, discute del danno chiesto da una lavoratrice che aveva percepito del danno esistenziale, chiesto da una lavoratrice che aveva percepito poi nel corso del procedimento in ritardo la sua indennità di maternità. Io penso al lavoratore precario che tante indennità, basterebbe parlare non dei precari della scuola con le due mensilità, ma degli scatti, delle retribuzioni pagate in maniera diversa. La Corte di Cassazione in questa occasione nega naturalmente il danno esistenziale perché non ve ne è prova, però richiama tre parametri che mi sembra interessante suggerirvi, ossia sostiene che il danno esistenziale può essere risarcito al di là delle ipotesi del reato, di cui però al termine del mio intervento vi parlerò un minuto, quando ha leso diritti inviolabili della persona come tale oggetto di tutela costituzionale, e noi abbiamo il diritto al lavoro più volte tutelato dalla Costituzione. Secondo caso, quando la lesione sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità imposta dal dovere di solidarietà di cui all'articolo 1, che nei nostri 50 anni, 27, diceva qualcuno di voi, credo che abbia ampiamente superato la soglia di tollerabilità. Terza condizione, che il danno non sia utile, non consiste in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti immaginari, come quello alla felicità, ma che abbia invece inciso, e la possibilità di documentare, partendo dall'inizio del mio intervento, una situazione di lesione della propria integrità psicofisica è possibile, e quindi potrebbe essere ricorrente anche questa terza condizione invocata dalla Cassazione qualche giorno fa per riconoscere al lavoratore il diritto al risarcimento del danno esistenziale. Restano poi due norme fondamentali, quando, solo quando, l'abuso diventa reato, e sono l'articolo 572 del codice penale sui maltrattamenti sul luogo di lavoro, reinterpretato proprio di recente dalla Cassazione con due o tre sentenze che richiamano, e non vi starò qui a dettagliare i requisiti perché scatti, dalla vessazione sul luogo di lavoro o dal demansionamento, dalla dequalificazione o dall'emarginazione, quella fattispecie che
costituisca i requisiti voluti dalla norma perché si parli di reato. E oltre a 572, che è la norma sui maltrattamenti, c'è il reato di abuso di ufficio, che viene riletto dalla Corte di Cassazione con riferimento proprio a quella norma, che è l'articolo 97 della Costituzione sul dovere di imparzialità, e che quindi considera l'abuso consumato, l'abuso d'ufficio consumato, anche quando c'è uno sviamento, una distorsione della funzione tipica di chi dovrebbe apprestare gli strumenti di tutela per la salute e la dignità del lavoratore precario e non li appresta. Potremmo discutere a lungo. Io credo che per chiudere con una frase di Adriano Alberti, abbiamo un grande futuro dietro le spalle, e questo in due sensi, sia nel senso che avete faticato e sofferto per tanti anni fino ad oggi, e nel senso che la normativa italiana e comunitaria, ma oserei dire dal 42 in avanti, tutela la dignità del lavoro e del lavoratore. E quindi la mia conclusione è che la riflessione sul danno ulteriore, al di là di tutto quello che noi abbiamo detto oggi, va attenzionata, perché si solleciti la responsabilità di chi questo fenomeno ha determinato, per incuria, per incoscienza o per creare un po' di clientela. Grazie. Grazie all'avvocato Montaliani per la pubblicità. Ora apriamo un piccolissimo dibattito con più di 4-5 interventi per porre un minuto ciascuno. Quindi c'è il Giovanni Savoca che vuole intervenire. Intanto grazie che ho organizzato questo bel convegno. Ne voglio approfittare perché in questa sala ci sono i miei profeti. Sanno, gli avvocati di Michele Galeano sanno quale affetto mi lega a Paolo Coppola e per quale motivo. Per cui stiamo parlando di più, di più, di più, di più, di più, di più. Perché parte dei danni poco fa di cui ha parlato l'avvocato Notariani, io li vivo quotidianamente sulla mia pelle, e chi mi conosce lo sa benissimo. Se la domanda è per il giudice Coppola, e allora se un giudice arriva a una determinazione di un provvedimento, è perché c'è un ente, prendo il mio caso specifico, il comune di Barcellona, Pozzo di Colto, ha dato una serie di notizie tramite avvocato al giudice, e il giudice, convinto che l'avvocato del comune rispetto al mio avvocato è stato più bravo a rappresentare la parte dell'ente che ha ragione, dicendo che io non ho un rapporto subordinato, io mi chiedo questo: come posso fare a dimostrare che il mio ente ha prodotto un falso in atto pubblico? La domanda è ferma. Se lei mi può aiutare in questo, perché se non siamo lavoratori, le decisioni che si verificano, l'avvocato Galeano lo sa, io sono un po' filosofo su queste cose qui, perché l'altra volta, per quanto riguarda risarcimento dei danni che si può andare a chiedere al giudice, ho chiesto ma come faccio io a sapere prima della sentenza, sapere qual è l'intenzione del giudice, se mi applico o meno la legge comunitaria? E allora la domanda che io mi pongo è questa qui, a questo punto arrivato: visto gli esiti che si stanno avendo, come posso fare io a poter dimostrare il falso dell'atto pubblico? Grazie, in bocca al lupo. Grazie per le belle parole. Io ho fatto solo quello che sono chiamato a fare, non ho fatto altro. Non lo so, io allora non conosco chiaramente gli atti di causa, quindi posso dire cosa deve fare un collega o meno. Ci sono per questo le magistrature superiori, fino alla Corte di Cassazione. Il problema è sempre lo stesso, quello della paura. Allora, si è spostata l'attenzione dal momento del danno
Ora, dopo la papalia e poi un orientamento oramai della Corte di Cassazione che un danno comunque lo riconosce, a monte dicendo alcune situazioni non sarebbero di precariato, non sarebbero dipendenti, ma sarebbero rapporti previdenziali, sostanzialmente, welfare, assistenziali. Ho letto quella sentenza. Beh, io non la condivido, perché non la condivido, perché credo che il fatto se sono ex LSU, beh, cioè voglio dire, sì, ex. Oh, a parte, come vi ho detto, anche un LSU può non essere un LSU. Il problema a monte che mi hanno detto, ma quello non c'era il concorso pubblico a monte. Una selezione, una procedura selettiva non sarebbe stata fatta. Benissimo, ma se hai questo dubbio, se io ho questo dubbio e se la questione è rilevante nel giudizio e mi è posta, beh, io allora mando alla Corte Costituzionale dicendo qua c'è un vizio di assunzione, mi prendo questa responsabilità, però non è, non c'è questione di fatto, è questione di interpretazione di una norma, perché se la sentenza è quella che ho capito, e questa è un'interpretazione, una norma che io non condivido, nel senso che nel momento in cui c'è stata un'assunzione con un contratto di diritto privato, ma tutti i contratti con la pubblica amministrazione sono tra virgolette di diritto privato, con una forte specialità, ma tra virgolette tutti sono questi. Beh, io già ho detto che non ero completamente d'accordo con il professore Palestrini, nel senso che è vero che c'è il 97, la funzione, l'incardinamento, eccetera, ma questo vale per il funzionario. Non vale, per esempio, per altri tipi di mansioni che non espletano un'attività, un munus pubblico, un'attività di formazione di atti amministrativi, eccetera. Il bibliotecario comunale, molto difficile vederci questa sorta di imprimisunzione dal potere pubblico per cui è necessario un passaggio quasi, come dire, quasi ascetico che quello del concorso pubblico. D'altra parte non è previsto da nessuna parte in questi casi concorso pubblico, forse una procedura selettivina andava fatta in qualche modo, non concorsuale, per verifica, però io queste sentenze non le condivido, ma credo che non andranno da nessuna parte in questo momento, non andranno da nessuna parte, perché oramai è chiaro che il danno in qualche modo va risarcito. Poi vedremo cosa diranno le sezioni, che tra qualche giorno saranno chiamate a pronunciarsi su alcuni aspetti rilevanti. Io, qualcuno mi ha detto, e così magari anticipo già qualcuno che potrebbe fare questa, dice, ma i giudici aspettano, anch'io ho fatto le mie sentenze e poi ho aspettato, nel senso che se c'è una magistratura superiore che deve dire qualcosa io attendo, poi leggo e se non condivido critico, ma se io faccio una sentenza opposta senza tenerne conto, la mia sentenza, come dire, parte già meno male con una gamba in meno. Io invece ne tengo conto, se non sono d'accordo la critico e dico perché non sono d'accordo, e così parte con tutte e due le gambe, poi vedremo cosa accadrà. Grazie. Augusto è qua. Un minuto la domanda, 3 minuti la risposta. Sì, salve, Augusto è qua da Agrigento. E intanto volevo riallacciarmi a quello che ha detto l'avvocato Notariani. Volevo sapere se per il danno alla procreazione quante ex dobbiamo portare per dimostrare portiamo le ex. Comunque, prima crediamo, poi ritengo che i presupposti di oggi per me mi hanno dato un'idea che di un è terribile per la Sicilia, perché ero abituato a sentirmi dire dagli avvocati che ho ragione, perché gli avvocati si debbono battere per me e che debbono trovare il vuoto legislativo per cercare di giustificare la cosa. Ma sentir dire ad un giudice che ho ragione, e qua in Sicilia non è mai successo, cosa sta succedendo? C'è un'associazione a non... No, fermi. Un'associazione a non stabilizzare e una nuova casta. Una nuova casta del settore, perché in Sicilia non c'è ragione mai nessuno. Com'è possibile? La domanda. Quindi volevo sapere se per caso i giudici della regione Sicilia fanno parte di un altro regime giuridico o se hanno la possibilità di esimere.
esimersi dall'applicare qualsiasi normativa vigente che è nazionale e europea. Poi vorrei sapere come sia possibile che nella sanità, io porto sempre questo caso e ci lavoro, sia stato possibile assumere dei dirigenti veterinari e degli infermieri che sono categoria D senza nessun concorso, completamente senza nessun concorso, e per noi invece valgono le norme costituzionali e dicono ci vuole il giusto concorso. Poi vorrei ricordare che la formazione a noi, oltre ad averla prima, perché gli LSU dovevano saper fare qualcosa prima di poter lavorare, la formazione ce la fanno i nostri enti. Io ne ho fatti almeno 15 di corsi di formazione di tutti i libri, dal computer alle lingue, tutto quello che serve. Poi vorrei ricordare che noi, quando lavoriamo, quando rinnoviamo il contratto, il nostro contratto viene registrato e iscritto nella iscrizione obbligatoria governativa dello Stato. Comunicazione obbligatoria, signora. La comunicazione obbligatoria, la faccio io per noi. E noi utilizziamo il contratto degli enti pubblici, quindi noi utilizziamo una fattispecie che dichiariamo allo Stato, stiamo utilizzando il contratto degli enti pubblici. E quindi non si può trattare di sussistenza, ma si tratta di un contratto degli enti pubblici. E poi ho perso il filo, quindi... Grazie. Risponde l'avvocato De Michele, 3 minuti, mi raccomando. Assunzione a Cicomo, glielo dica a Cicomo. Beh, è stato un argomento che abbiamo utilizzato in Corte Costituzionale il 27 marzo del 2013, io e Sergio, e gli abbiamo detto alla Corte Costituzionale, ma scusate, ma com'è possibile che i precari dell'autorità garante della concorrenza del mercato siano andati in Corte di Giustizia per chiedere il riconoscimento del principio di non discriminazione? E quindi l'applicazione dell'anzianità di servizio e gli sia stata concessa dalla Corte di Giustizia quando quelle stesse persone con stipendi mediamente 3 volte superiori a quelli di un impiegato dello Stato di pari livello e professionalità sono stati assunti senza concorso e addirittura stabilizzati con norma d'urgenza del decreto legge 112 del 2008 articolo 72 comma 3 se non vado errato, poi non convertito in legge, di assumi senza concorso, gestione Tesauro, era presente il giudice Tesauro, era presidente della Corte Costituzionale, e stabilizzati senza concorso da, se non sbaglio, era anche applicato, gestione Agico. E quelli della scuola non sono stati... non vengono stabilizzati, nonostante molti di essi abbiano fatto un concorso pubblico e i loro contratti siano assolutamente legittimi e conformi alle disposizioni di legge. Beh, questa risposta l'ha data Report il 29 novembre del 2015. Due giorni prima che discutessimo la causa di sezione, Report fa una pesante inchiesta sullo stato della giustizia italiana, mettendo nel mirino in particolare la Corte Costituzionale e la Cassazione. E sulla Corte Costituzionale fa un servizio per noi molto significativo, scoprendo che i precari della Corte Costituzionale sono stati stabilizzati senza concorso. Intervistato Sabino Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale, conferma questa prassi. Forse è stato questo uno dei motivi per cui 13 giorni dopo la Corte Costituzionale ha detto che anche i precari pubblici delle fondazioni di Cosimforte possono essere stabilizzati senza concorso. Allora, la parola alla signora Guagliani. Signora Guagliani, e chiudiamo perché dobbiamo lasciare la parola. Degli LSU contrattualizzati in cioppo c'è la cruda realtà di un
un bacino di lavoratori, sempre l'SU, siamo quasi 6.000 in Sicilia, che purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di essere stati contrattualizzati. Quindi lavoriamo percependo un sussidio mensile di 578 euro. E quando, che poi tra l'altro non vengono rispettate nemmeno le regolarità, i tempi, quindi siamo rimasti appesi, come si suol dire. Logicamente è da un po' di tempo a questa parte ci siamo interessati alla proposta del dottor Aiello e dall'avvocato Galeano, insomma, poi abbiamo conosciuto pure l'avvocato De Michele, ci danno speranze anche per noi, oltre contrattisti, e vogliamo intraprendere questa strada, perché ormai se i contrattisti sono esasperati, noi non sappiamo che termine adottare per la situazione in cui ci troviamo, perché poi tra l'altro in Sicilia, oltre ad avere il problema che non abbiamo un contratto, ci sono anche altri lavoratori che addirittura sono rimasti senza avere, diciamo, come ente utilizzatore hanno ancora le cooperative, insomma, diciamo, è una matassa molto inappropriata. La mia domanda è: noi che tipo di danni potremmo chiedere, perché oltre al discorso di non avere una regolarità agli contributivi, ai non contributivi, abbiamo anche la valutazione che da un momento all'altro queste, diciamo, viviamo nel terrore che ci mandino a casa dopo 18-16 anni. Grazie. L'avvocato Galleano. In qualche modo ho risposto. Io la prima cosa che farei è una valutazione da stress e lavoro correlato. Sì, ma noi abbiamo un contratto. Non è importante, voi siete comunque in servizio presso un ente, dovreste essere ricompresi, se non è una ragione di violazione nel documento programmatico di sicurezza, il vostro ente dovrebbe dire: io ho alle mie dipendenze, o comunque arrivano in questo ufficio tot numero di lavoratori, anche quelli, chiamiamoli così, assistenti o LSU per intenderci, ex LSU, e rispetto a tutti coloro che prestano un'attività in ufficio è necessario svolgere la valutazione di rischio, e quindi tutti quei lavoratori hanno diritto a segnalare una loro situazione di disagio lavorativo e a chiedere al medico competente la valutazione del proprio stress del lavoro correlato. Analoga denunzia io credo che possa essere inoltrata ai competenti uffici dell'INAIL, in modo da cominciare ad aprire anche la strada ad un riconoscimento che poi possa essere utile sia a dimostrare l'impegno lavorativo da ciascuno di voi reso all'interno degli enti, sia le conseguenti situazioni di lesione della propria salute. Quindi io comincerei da lì. Poi vi ho descritto una gamma un po' più ampia di danni ulteriori che si possono reclamare, riferendomi al danno da perdita di speranza o al danno da paura, ma tutti quelli poi andrebbero costruiti con un sistema di prova articolata sia a livello documentale sulla base di certificazioni mediche per le lesioni alla salute, sia sulla base di relazioni, perché no, tutti i matrimoni saltati o le possibili famiglie che non si sono potute costituire perché non c'è nessuna sicurezza di domani. Quelle sono situazioni che vanno reclamate e che poi andranno istruite. Ma ciascuno di voi questi diritti può sicuramente, secondo me, cominciare a pensarli e a chiederne la relativa tutela. Allora, io soltanto un secondo prima di salutarci, perché non vorrei che
siccome tutti gli interventi viene fuori che chiaramente il responsabile maggiore per questo disastro che si è creato è la politica, però non vorrei che si uscisse e si lasciasse questa sala gialla che vi ricordo è all'interno di Palazzo dei Normanni, che più di ogni altro rappresenta la politica in Sicilia. Quindi io vi pregherei di riflettere sul fatto che non bisogna sparare a zero sulla politica, c'è buona politica, c'è mala politica, ma è soltanto la politica che può risolvere i problemi che la politica ha creato. Con questa riflessione, perché non vorrei che si uscisse da qui pensando che poi non esistono cittadini, qua siamo dei cittadini, questo è il nostro, è il luogo che noi abbiamo scelto per risolvere i problemi di quella politica che ci coinvolge tutti quanti. Non bisogna pensare che noi siamo una cosa e la politica è un'altra cosa. Ci sono stati degli errori, sono stati commessi degli errori, probabilmente anche con una, e lo so che sto per dire, magari qualcuno mi guarderà un po' con l'occhio strano, probabilmente anche con una sorta di complicità taciuta negli anni. Allora questa soluzione la risolviamo da cittadini che liberamente sanno scegliere la giusta e la sana politica. Con questa riflessione vi saluto e vi ringrazio e speriamo che disegni legge vada avanti.